Cominciamo la seconda sessione con William Collis, non mi ricordo tutti i nomi. William. Me li ho dimenticati. Anche tu, visto? Noi lo chiamiamo Bill, è più semplice, facciamo prima. Bill Collis, che ci presenterà un'idea, penso che riguardi il welfare. Allora, la maggioranza di voi mi conoscete come fisico, suppongo, ma la realtà è che sono laureato in biochimica e la biochimica mi è ancora una passione. E durante gli anni, ma tanti anni veramente, ho sviluppato un'idea che magari vale un sacco di soldi, vedremo poi, per diventare allenato senza prendere esercizio fisico. Questa è la cosa magica. Tante persone nel mondo vogliono perdere peso, vogliono aumentare il loro metabolismo, vogliono sentire più, pensare più chiaramente, vogliono un sacco di cose che fa bene alla salute. E forse, soltanto forse, ho la soluzione. L'idea principale è di ingannare il corpo, a farlo pensare che stiamo prendendo esercizio, anche quando non lo prendiamo. È chiaro che l'adattamento all'allenamento deve avere un segnale chimico nel nostro corpo. E questa idea è di indovinare che cosa è questo segnale, e potremmo chiedere se possiamo utilizzarlo per stimolare l'allenamento. Inoltre, oltre a aumentare l'allenamento, dovrebbe anche migliorare, promuovere il metabolismo anche a riposo. E addirittura questa è la base principale, perché le persone allenate sono più magre, sono più ma hanno più appetito e così via. Perché anche nello stato di riposo il corpo ha bisogno di più energia. È chiaro che nei tempi paleolitici, quando c'erano la carestia e una insufficienza di cibo, specialmente durante l'inverno, il contrario vale. Vogliamo ridurre il metabolismo del corpo, e quindi c'è un equilibrio fra la necessità di cacciare i mammut durante l'estate e di consumare il minimo delle calorie nel nostri tessuti adiposi. E quindi ovviamente c'è un adattamento fra questi due stati. Oops. Allora, quali sono i vantaggi di questo rimedio, questa cura, questo trattamento? Potremmo andare nelle settimane bianche, magari completamente non allenati, e divertirci come fossimo sciando tutto l'anno. Un'enorme differenza del godimento di sciare. Potremmo immaginare che un atleta che si è fatto male e non può prendere l'esercizio, può comunque prepararsi all'eventuale esercizio fisico senza aspettare due o tre settimane di allenamento. C'è un enorme vantaggio per queste persone specifiche, ma probabilmente è anche un grosso vantaggio per tutta la comunità. Possiamo apprezzare il buon cibo, come abbiamo mangiato anche qua, senza preoccuparsi così tanto di guadagnare peso. E questo è già un piacere, è un piacere socievole, no? Di mangiare con la bella compagnia. Addirittura potremmo perdere il peso se la velocità di metabolismo è più alta. Un'altra cosa non ben capito è che l'allenamento fisico è un aiuto anche per il cervello. Magari questa è una cura, non una cura, una promozione per evitare
la dementia presenile, perché il cervello prende un beneficio dell'esercizio fisico. Questo è il motivo principale, secondo me, che le università incoraggiano anche lo sport, perché l'esercizio fisico fa bene al cervello. I risultati accademici sono migliori se facciamo una certa diversificazione. Allora, questo non è un supplemento di energia e quindi non è come tante cure magiche si vede sul mercato. Inoltre, come l'allenamento fisico, l'effetto dura alcune settimane, non è una cosa istantanea come un qualsiasi supplemento nutrizionale. C'è una buona spiegazione scientifica per come funziona, però ci vuole qualche accordo di confidenzialità naturalmente. Ho scritto in fondo che il brevetto è pendente. In realtà il brevetto è già stato depositato, però è stato anche ritirato. E questo perché durante il Covid l'ufficio dei brevetti in Inghilterra non ha potuto dedicare sufficienti personale a scrivere tutti i loro giudizi e quindi in teoria non ho un brevetto adesso, però visto che ho dichiarato la scoperta all'ufficio dei brevetti d'Inghilterra, la data originale della dichiarazione vale come data importante per i brevetti, quindi altri non possono rubare questa idea. Nel frattempo, comunque, non mi costa niente e sono contentissimo. La seconda domanda è, ma è una cosa sicura? Allora, deve essere sicura per forza, perché è già prodotto naturalmente nel corpo. È già autorizzato dalle autorità come cosa da aggiungere al cibo, soltanto che bisogna aggiungerlo in quantità un po' più alte del solito, però le autorità hanno detto, cioè l'Unione Europea per esempio, che non c'è un limite più alto per la dose, quindi la comunità scientifica e le autorità hanno dato pieno sostegno a questa sostanza. La tossicità potrebbe soltanto arrivare in casi estremamente rari e per casi anche prevedibili, persone che per esempio stanno già prendendo altri medicini che interferiscono in qualche maniera, con cui ovviamente come qualsiasi supplemento dietetico questa è una cosa prevedibile e evitabile. Seconda domanda sarebbe: ma funzionerebbe veramente? E magari soltanto è un reclam così fatto soltanto per guadagnare soldi. E io posso dire che è vero tutto questo, bisogna fare delle prove, bisogna fare dei cosiddetti clinical trials, come si dice questo in italiano? Delle prove cliniche condotte con il sistema di doppiamente cieco, cioè gli amministratori non sanno che cosa prendono e neanche i soggetti. E se statisticamente si vede un cambiamento, questa sarebbe un'ottima prova. E grazie al cielo sono molto contento di essere venuto a questa conferenza, perché proprio ieri un imprenditore mi ha detto: Bill, io ci credo in questa idea. Magari riesco a trovare tutti i soldi per un clinical trial, cioè una prova clinica fatta in questa maniera. Ovviamente i risultati della scoperta devono essere pubblicati eventualmente, magari dopo un ulteriore deposito del brevetto, devono essere pubblicati in un giornale medico.
e la teoria, come dicevo prima, dà un buon supporto, però ci vuole le prove. Oh, no, prima di andare lì, vorrei dire un'altra cosa, che ho già provato questa sostanza su me stesso. E la prova che ho fatto è una cosa veramente banale. Ho tentato di vedere quante volte potrei salire le scale di casa mia senza perdere il fiato. E la prima giornata, senza aver mai preso niente, ho salito 10 così, non 10 steps, 10 comunque scale. Ok, 10 rampe, perfetto. In realtà, visto che conto nella casa mia 2 rampe, lo conto come una, ok? E quindi la prima volta sono salito 5 volte senza perdere il fiato, e dopo 5 volte ero un po' più stanco. Dopo aver preso questa sostanza, il giorno successivo, questo numero è salito a 6 volte, e dopo altri 2 giorni, avendo preso anche la sostanza una seconda volta, è salito a 8 volte. E penso che questo miglioramento sarebbe stato aumentato. Il problema era che la sostanza non ha un buon gusto. Quindi questo è un piccolo problema da risolvere, e sarà risolto, nel senso, nessun problema. E quindi sono personalmente convinto che la cosa potrebbe funzionare. Un'altra cosa che avevo notato era l'effetto sul cervello. Non mi sentivo per niente euforico dopo questa sostanza, quindi non è una droga come un'altra cosa potrebbe essere. Invece mi sono sentito molto calmo, capace di concentrarmi, è stato un ottimo effetto. Mi sentivo pieno di fiducia in me stesso. Questo effetto è rimasto soltanto un quarto d'ora, e magari è stato soltanto un effetto psicologico, non lo so. Sto dicendo comunque che puramente per un unico caso, me stesso, ho sentito questa sensazione di benessere, diciamo così. E penso che questa è la stessa sensazione che qualsiasi sportivo esperienza quando fa dell'esercizio fisico. C'è una cosa molto simile. Io ricordo quando ero bambino e correvo rappresentando la mia scuola, che anche durante l'esercizio fisico potevo pensare di altre cose, e magari dopo c'era una sensazione di benessere dopo aver preso l'esercizio. Allora, voglio spiegare un po' come funziona a livello biochimico. E chiedo scusa per chi non apprezza la... Di solito nel fegato il glucosio va esportato e usato nei muscoli per produrre energia. Il problema che la buona natura, nella sua sapienza, ha fatto sì che le rene e il fegato prendono il 50% del nostro sangue. E quindi i muscoli, che di solito non usano molta energia, sono deprivati dall'ossigeno. E quindi il corpo ha fatto bene a promuovere la respirazione cosiddetta anaerobica nei muscoli. In questo caso, i muscoli convertono il glucosio in lattato, producendo 2 molecole di ATP. Senza ossigeno, questa è la cosa importante. E il lattato viene esportato dai muscoli, e se non viene esportato bene, perché la persona non è allenata, accumula nel sangue, accumula nei muscoli, e c'è la stanchezza. Il lattato è un acido, e quindi
provoca la perdita di fiato che avevo notato prima, perché è acido, l'acido con emoglobina rilascia anidride carbonico nel sangue e l'anidride carbonico stimola il cervello a respirare più velocemente, anche se non è necessario. Comunque va riciclato sempre nel fegato oppure in quantità minore e nei reni a glucosio, soltanto che questa conversione richiede l'investimento di 6 molecole di ATP. ATP è la moneta energetica del corpo e quindi è un spreco di energia. E potremmo immaginare, potremmo immaginare che questo ciclo funziona anche nell'assenza di esercizio. E questo è il motivo per l'aumento di metabolismo. È chiaro questo concetto? Ok, vado avanti lo stesso. Allora, questa sostanza è presa oralmente e passa nello stomaco e poi attraverso il veno portale epatico va non nel sangue normale, ma proprio diretto al fegato. Quindi ha un effetto sul fegato dovuto alla sua altissima concentrazione dopo averla presa oralmente. Questo è un punto molto importante, perché il fegato dovrebbe vedere concentrazioni molto alte, come proprio succede nell'esercizio. Però noi non vogliamo avvelenare la gente con enormi quantità della sostanza. Facciamo un trucco, il fegato vede la concentrazione alta, ma il resto del corpo no, perché è diluito. Il diluito, perché dopo aver passato attraverso il fegato, passa nella circolazione sistemica. Yes, Pietro. Ok, io posso rispondere a questa domanda subito perché ho fatto la prova su me stesso e ho notato che l'effetto sul cervello era dopo un quarto d'ora. È chiaro quindi che tutto quanto è stato esaurito nello stomaco. Addirittura c'è una pompa specifica per la sostanza, per disintossicarci, diciamo questo. Allora, bisogna vedere anche con qualche esperimento, qualche clinical trial, come dico io, se il metodo veramente aumenta il metabolismo. E come potremmo fare questo? Potremmo misurare la quantità di ossigeno consumato nel respiro, non la concentrazione di anidride carbonica, che è un'altra cosa, soltanto ossigeno, perché indipendentemente dal tipo di carburante che il corpo sta usando, l'energia rilasciata dipende principalmente sull'ossigeno, non su altre cose. E questo è un esperimento che avevo fatto quando ero studente di fisiologia, una cosa che costa niente veramente. Per misurare l'ossigeno ci vuole qualche sensore paramagnetico, perché ossigeno è un gas paramagnetico e vedendo il cambiamento delle proprietà magnetiche si può misurare con un'ottima precisione quanto ossigeno c'è nell'aria. Allora, se pensiamo che aumenta il metabolismo, dovremmo aspettare una perdita di peso per chi prende una dieta normale. Bisogna vedere eventualmente se migliora anche le prestazioni atletiche. Bisogna vedere se la preparazione è commestibile. Dicevo prima che c'era qualche problema, però io penso che questo è facilmente risolvibile. E un'ultima cosa è, magari potremmo verificare, specialmente in un ambiente tipo ospedaliera, se è in grado di migliorare le funzioni del cervello.
Quindi ci sono tre cose ben indipendenti fra di loro. E certamente bisogna pubblicare i risultati. Quindi, che tipo di ricerca dovremmo fare? Potremmo dare questa sostanza ai volontari umani che all'inizio non sono allenati fisicamente. Questo probabilmente è la gran maggioranza degli esseri umani. Quando il paziente è sdraiato su un lettino, potrebbe essere chiesto di respirare normalmente e misuriamo l'ossigeno aspirato dalla persona. Potremmo da questo calcolare il metabolismo della persona e quindi richiede ben poco di strumenti e così via. Qualsiasi studente sarebbe in grado di fare questo tipo di esperimento come tesi di laurea o qualsiasi cosa. Non ci vogliono delle competenze specifiche. Ovviamente è bene avere una buona maniera con i pazienti. Allora, per verificare la seconda cosa, io l'ho chiamato un secondo progetto, potremmo vedere se le persone non allenate sono in grado di fare qualche sfida atletica, tipo correre per 200 metri, cosa che non si può fare senza il metabolismo anaerobico. I soggetti di controllo prendono un placebo. Di nuovo, questo è un altro progetto idoneo per studenti e si può fare insieme al primo progetto. Quindi bisogna presentare ai soggetti un questionario, un colloquio per vedere se sono soggetti idonei alla sperimentazione. Quindi si può fare l'orario il timing di fare un corso, il consumo di ossigeno, l'ho scritto due volte lì, non so come mai. Si può rispondere a... No, è duplicato. Lasciamo perdere. Quali sono le qualifiche del ricercatore? Potrebbe essere, come dico già, potrebbe essere un studente medico, un biochimico, un farmacologo, un fisiologico, con magari interessi nello sport. Ci vogliono buone capacità sociali perché ogni soggetto agli sperimentazioni potrebbe essere ansioso e l'ansietà, si dice così, potrebbe essere una cosa che interferisce con il metabolismo. Quindi il soggetto deve essere calmo quando fa queste prove. Ovviamente ci saranno alcuni problemi pratici lungo la strada, quindi ci vuole uno spirito un po' indipendente, non qualcuno che chiede sempre il consiglio del supervisore, ma in realtà questa è una richiesta per qualsiasi tipo di ricerca, almeno la ricerca fatta dai giovani. Bisogna scrivere la pubblicazione, direi, in inglese, perché il mercato inglese è molto più ampio di quello nazionale, di qualsiasi nazione. E tutto lì. Per quanto riguarda i soggetti, le qualifiche sono persone che non sono già fisicamente allenate. È inutile tentare di allenare oltre quello stato naturale, impossibile. Perché tutto sommato stiamo simulando l'esercizio fisico.
è meglio che la persona sia sana, che non prenda medicine, che non è incinta, magari è interessato a diventare allenato, anche se non lo è, e capace di rispondere alle domande semplici. Ci sono alcuni problemi pendenti, tipo, come dicevo, il cattivo gusto. Magari sarebbe necessario aggiungere qualche sostanza dolcificante per superare questo problema. Potrebbe causare sbilanci degli elettroliti nel sangue, e anche questo è una cosa facilmente superabile attraverso la neutralizzazione, attraverso l'uso degli elettroliti che non danno fastidio. E la dose ottima deve essere verificata. Io ho provato su me stesso 10 grammi la dose, che fosse un po' alta, però non è troppo alto, il corpo è più capace di digerire questa quantità. Quindi sono aperto a qualsiasi domanda. C'è qualcuno vuole fare qualche domanda? Umbro vuoi fare domande? Aspetta, passa il microfono. Tu, Laura, volevi domandare qualcosa? Mettiti là, così ti vedono anche la telecamera e guardo verso di là. Grazie Bill e complimenti. Io posso aggiungere che nella mia esperienza nel Dipartimento di Neuroscienze, quindi nel trattamento di disease neuronale o malattie degenerative, la ricerca italiana già dal 2000, diciamo che ha cercato di generare un sistema di autopoiesi che esiste nel corpo. Sistema di auto? Autogenerazione, praticamente autoproduzione. Noi è definito autopoiesi, cioè il sistema autopoietico che coinvolge tanti aspetti, tipo la rigenerazione della cellula epatica, faccio un esempio. Quindi diciamo, io ho esperienza nell'utilizzo di un sistema simile a quello che ti hai presentato e che quindi condivido la possibilità di successo di questa ricerca, di metterla a punto con il saggio clinico, che comunque sono complessi per tutte le variabili che te hai analizzato. E quindi è giusto, è corretto, e volevo confermare che appunto anche noi nel campo delle neuroscienze, delle sofferenze delle neuroscienze, abbiamo cercato di mettere a punto dei metodi di approccio con i soggetti nell'aspetto dell'autopoiesi, cioè dell'autogenerazione, stimolare questa sconosciuta che l'organismo in qualche modo fa da solo, però ci siamo resi conto che se la guidavamo riuscivamo a guidarla, quindi molto si è fatto anche poi negli ultimi 15 anni con sistemi di apparecchi, di analizzatori informatizzati, eccetera, eccetera, ma questo sempre nel campo della sofferenza, della lesione, di una patologia che lascia delle situazioni invalidanti. Però nel tuo campo che hai citato, cioè quello di potersi allenare senza un sovraccarico fisico, un impegno orario, mi sembra di aver capito che è questo, cioè la facilitazione è quella di apportare un'utilità anche temporanea e di facilità, senza una spesa energetica e logorio anche, perché anche in alcune situazioni allenarsi per effettuare dei gesti sportivi ad alto livello, poi negli anni hanno visto che danno delle alterazioni non solo biomeccaniche del corpo umano, ma anche in organi cavi, tipo sovraccarico cardiaco o altri aspetti. Tipo atleti, per esempio, sopra l'1,95, oggi ci sono in alcuni sport atleti che sono idonei a 2,05, tipo basket e volley, abbiamo visto ormai l'altezza di atleti
di serie A, chiamiamoli così, comunque agonisti ad alto ai primi livelli, servono questa altezza, ma questa altezza nel corpo umano genera spesso la sindrome di Haas. La sindrome di Haas, che è una sindrome terribile, perché praticamente si parla di una descrive vari tipi di dissecazione dei vasi importanti tipo aortici, vene cave, eccetera, eccetera. E spesso questi atleti a grossi livelli cominciano ad avere dissecazioni dopo 56 anni, soprattutto quelli che riescono a mantenere per passione una loro condizione fisica sempre in forma, ma dopo 56-60 anni e dopo comunque rischiano sempre la dissecazione piuttosto di un soggetto sotto l'altezza di 1,95 o 1,85, insomma, ecco. Quindi il normotipo è sempre l'obiettivo ideale, anche come peso, forma, eccetera, eccetera. Comunque condivido il tuo progetto, che sicuramente ha la sua utilità, insomma, da individuare anche in avanti quale utilità. Non è proprio una domanda la mia, ma è, diciamo, un pochino, come posso dire, come modo di dare un supporto affermativo a questo tuo progetto che non conoscevo. Me lo avevi accennato brevemente al telefono un anno fa come titolo, però oggi devo dire che ci sono sicuramente le premesse anche da un punto di vista clinico. Grazie. Intanto dico che già a partire da questa prima slide che vedete si intuisce quanto poco coerente e quanto poco probabilmente pertinente con tutto quello che avete detto e vi siete abbiamo sentito nel corso almeno di questa giornata e certamente anche di quelle precedenti. Mi sento un elefante nella cristalleria, però non parlerò di assiomi, di dogmi, di postulati, di esperimenti fatti e riusciti, ma siccome mi ha chiesto Claudio di venire a dire qualcosa su arte e sacro, io ho immaginato una sorta di parabola, lo dico nel senso della parola che ha una chiave cristiana, ma soprattutto lo dico nel senso etimologico di parabola, cioè di racconto circolare, cioè che ha un postulato di partenza che compie un ciclo appunto parabolico di narrazione, di racconto e poi torna su se stesso. In questo modo intendo, non dico dimostrare perché appunto non siamo nell'ambito della scienza qui, ma siamo nell'ambito del ragionamento, della riflessione, della speculazione, chiamiamola intellettuale, ma di dimostrare quanto e come si sia sviluppato, secondo me, la relazione tra l'uomo e il sacro e tra la dimensione dell'uomo che è proiettata sulla spiritualità, hegelianamente anche l'arte, oltre alla religione e alla magia. Ma relativamente all'arte, quale sia stata la relazione influente che c'è stata fra questi fattori. Facendo una parabola per l'appunto molto rapida, ma allo stesso tempo significativamente esemplare, secondo me. Allora, in questo, già lo vedete, qui c'è una immagine molto, molto suggestiva che ci rimanda a una visione primitiva, che è ancora visibile in un luogo nascosto della terra, molto vicino a noi, nella Francia sudoccidentale, le grotte di Lascaux,
che racchiudono, secondo una scoperta che è stata fatta negli anni 40 del secolo scorso, casualmente da quattro ragazzini, un po' come i pastorelli di Fatima, racchiude una meravigliosa, incantevole testimonianza di manufatti, di produzioni umane di arte preistorica. Sono i cosiddetti graffiti, ma lo sono, nel caso particolare delle grotte di Lascaux e anche di altri luoghi della Terra, poi, inclusa la nostra Val Camonica, per esempio, lo sono in una forma, in una dimensione, in una esplicitazione proprio di stampo artistico davvero sublime. Ora, qui ci soccorre un paio di righe illuminanti di uno dei più grandi pensatori che abbiamo avuto in Italia, che si è chiamato Carlo Levi, in questo libro che io ho la fortuna di possedere, ma che però è ormai introvabile perché è un'edizione Einaudi del 62, ed è anche un testo di cui non si ricorda nemmeno tanto l'esistenza, però firmato da questo grande autore, Carlo Levi, che ci dice, si chiama Paura della libertà, che ci dà, secondo me, una rappresentazione molto ben qualificata di che cosa significhi il sacro. Sacrificio significa insieme atto sacro e uccisione del sacro. Religioni inoffensive, lontane dalle loro origini, non fanno più sacrifici, ma offerte. Allora, quello che capisco io è che il sacro corrisponde a una totale, senz'altro inconsapevole, incosciente, immersione dello spirito umano dentro la religione, senza sapere che di essa si tratta, senza sapere di essere uomo religioso, l'uomo che è autenticamente a contatto con il sacro, lo è in maniera totalmente immersiva, lo è come stando appunto dentro una grotta. Cioè lo è nell'esperienza che ha avuto l'uomo a partire dalle testimonianze che ci ha offerto la restituzione della storia da almeno 40.000, 30.000, 20.000 anni fa. Quello che vediamo qui, scusate, mi aiuto perché sono piuttosto stanco, allora devo bagnarmi il becco. Quello che vediamo qui, in questa fotografia della grotta di Lascaux, è una visione primordiale, è una proiezione di ciò che ha effettivamente significato stare dentro il sacro, la dimensione sacra, per l'uomo delle caverne che ha adattato la propria visione all'ambiente in cui si trovava. Un ambiente protetto, una vera e propria chiesa, un vero e proprio tempio, all'interno del quale ogni parte, ogni frammento dell'ambiente circostante è stato rivestito di proiezioni metafisiche. Ovviamente queste proiezioni metafisiche o trascendentali, diciamo pure, naturalmente lo diciamo adesso, per lui non era così, era semplicemente la simbiosi tra la propria vita, la propria esperienza di cammino, di raccolta, di caccia, di anche di confronto spesso esiziale con propri simili e l'ambiente in cui si trovava a manifestare, a rappresentare questa esperienza. L'esperienza del sacro
coincideva tout court con l'esperienza della vita. Non so se mi spiego fino a qui. Dunque, come vado avanti qua? Non si sposta. Tu saresti disponibile a fare? Ecco, con questa vogliamo dire, rispetto a quanto detto fino a questo punto, che questa esperienza della immersione nel sacro, questa sacralità era naturalmente, appunto, come dicevo prima, l'espressione della vita quotidiana di ciascun uomo del paleolitico o del gravettiano, come si suol dire. Animali, scene di caccia, scene di ambientali o di tempeste o di eventi catastrofici, ma realizzato, appunto, lo ripeto, con una specie di pervasività mistica, ma senza che fosse vissuta come tale, semplicemente come trasposta dalla realtà o dalla fisica, diciamo così, alla metafisica. Un sacro vissuto nel quotidiano, un sacro semplicemente vissuto senza sapere che lo fosse. Un sacro, come ci dice Levi, che era qualificato naturalmente, tout court, anche dall'uccisione, anche dal delitto, anche dalla ferocia, ma una ferocia però comunque sia naturale che sovrannaturale, per così dire. L'esperienza dell'uomo moderno, che passa attraverso la ricostruzione, il restauro della quella che è stata chiamata la Cappella Sistina della preistoria, cioè le grotte di Lascaux, è un passaggio attraverso questa dimensione che è in qualche modo mediato, è filtrato, è certamente più suggestivo quello che vedevamo prima, ecco, come se fosse ripreso da un'istantanea scattata 30.000 anni fa, piuttosto che come lo vediamo adesso, che, così come vedremo fra un po', assomiglia alla... No, vai pure avanti. Assomiglia, dico, quel passaggio a una visita turistica, facciamo conto, per l'appunto, ai Musei Palatini. Qui, invece, torniamo a quella visione fantasmagorica, ricca, piena, totalmente immersa nella... anche cromaticamente e anche stilisticamente, dal punto di vista proprio squisitamente artistico, di rappresentazione totale della realtà e della meraviglia del mondo, così come era offerto all'artista del Neolitico o del Paleolitico, senza mediazioni, senza filtri, senza educazione, ma con una istintiva e prodigiosa, portentosa capacità creativa, che lo mette, a mio avviso, in una stretta relazione con quella che si chiama, diciamo, identificazione con il divino. No, queste figure sono veramente l'immagine della creazione, l'immagine stessa del primo giorno o del secondo giorno o del terzo giorno, insomma, ma non di più del settimo. Allora, ecco, questo è quello che abbiamo e che possiamo definire come stato anche nella... proprio nella dimensione spaziale, come stato dell'uomo al di sotto di Dio, come stato
dell'uomo in totale adorazione del creato, in totale adorazione, in totale devozione e in totale anche condizione di tremebonda, condizione di stato, insomma, di timore di Dio continuo. Ecco, sempre loro, abbiamo un uomo che sta dentro la grotta, che dipinge questa grotta e sta al di sotto di Dio. Questa è la prima, diciamo, immagine del divino che è identificata in una donna, e infatti sono chiamate le Veneri del Gravettiano. La Venere paleolitica è intanto curiosamente simile in tutte le parti scoperte della vita preistorica dell'umanità, dalla Siberia alla penisola iberica, le Veneri sono tutte uguali, così come lo sono anche i mammut, i leocorni, gli ircocervi, tutto quel bestiario che poi si è estinto, insomma, oppure che si è immaginato. Questa è la prima Venere, questa è ancora la prima Venere, e sono un po' tutto, torniamo. Sono tutte segni di una vicinanza, di una realizzazione della rappresentazione del sacro che accomuna tutta l'umanità dell'orbe terracqueo, insomma, vissuto, abitato e conosciuto. Ripeto, questo è il momento in cui la vicinanza dell'uomo alla dimensione del sacro è la più in assoluto autentica e intoccabile, proprio in quanto inavvertita, in quanto inconsapevole, in quanto data per se stessa. Poi arriva la classicità. Ancora, eccola. Ora, la classicità è un periodo lunghissimo che però determina una fase di passaggio distintiva, significativa rispetto alla preistoricità. Dico il profano perché lo dico nel senso letterale della parola, ovvero di davanti al tempio, profanum, in quanto l'uomo poietico, creatore a immagine e somiglianza di Dio, esce dalla grotta, per l'appunto, ovvero esce dal proprio tempio e ne costruisce uno davanti a sé. Questo avviene, come tutti sappiamo, in maniera uniforme, diffusa, estesa, in questo caso chiamiamola pure colonizzatrice, avviene in tutta la Magna Grecia, in tutto quello che veniva considerato, è stato considerato la culla della civiltà, dell'arte, della cultura contemporanea. Ma è un passaggio di alterità, un passaggio di esclusione dell'uomo da se stesso come uomo sacro e di passaggio a una dimensione esteriore, esterna rispetto al sacro, rispetto al divino, e quindi di contemplazione, di consapevolezza del sacro, del divino, e anche di attuazione di una forma, ecco, iniziale di controllo, di analisi, di contemplazione, ovvero di analisi e quindi anche di controllo alla fine delle potenze trascendentali, del divino,
ovvero del sacro. Qui l'uomo, da diciamo il sesto millennio avanti Cristo fino al, andiamo pure all'altra, Rinascimento, è sempre nella stessa posizione, che è di crescente consapevolezza, l'artista parlo, cioè quella parte dell'uomo che è artista, di consapevolezza dell'essere una creatura di Dio che è in gara, in competizione, creativa, con la potenza della bellezza divina. Il Rinascimento, forse l'altra, ecco, lasciamolo pure. Il Rinascimento è senz'altro, come tutti sappiamo, il momento che segna l'apice della capacità di generazione dell'uomo artista, di ciò che Dio gli trasmette in quanto potenza, in quanto bellezza e in quanto perfezione e armonia. È una cosa che non nega nessuno, la Cappella Sistina, Michelangelo, Raffaello, Bernini, sono senz'altro i custodi, insomma, sono gli artefici, coloro che hanno testimoniato, gli artisti che hanno testimoniato questa forma, la forma più alta del passaggio dallo stato di inferiorità dell'uomo artista rispetto al trascendentale, al sacro, alla una sorta di dimensione quasi paritaria, in cui l'artista, l'uomo, è un interprete della bellezza divina che gli è assegnata come virtù, ma che lo rende, diciamo, proprio simile a Dio, insomma, è alla pari. Questo nel Rinascimento, questa consapevolezza, ma già nella classicità lo era, questa consapevolezza è sicuramente molto spiccata, quella della sostanziale sentimento di parità, di sostanziale parità tra la propria dimensione creativa, quella umana e artistica, e quella che all'umanità è stata concessa da Dio, ovvero dal sacro. Qui abbiamo, ho messo anche dopo, Claudio, la tomba, questa è la tomba di Giulio II. L'ho messa perché nella relazione tra Michelangelo Buonarroti e il Papa Giulio II, che è stato suo coevo e protettore, hanno costituito una sorta di coppia celebre del Rinascimento. È stata una relazione che quasi possiamo chiamare una metafora della relazione paritetica tra uomo e Dio, ovvero tra vicario di Dio in terra e sommo artefice della bellezza divina, ovvero l'artista, sommo, Michelangelo. La tomba che il Papa Giulio II aveva commissionato a Michelangelo è praticamente una specie di rappresentazione più extra monumentale, più che monumentale, di questa volontà di essere Dio in terra, senza misconoscere Dio sopra la terra, ma essendone sostanzialmente, diciamo, compagni di compagni, diciamo, associati, ecco, soci nella bellezza e nella creazione della bellezza, l'uomo e Dio. Michelangelo ci ha messo 50 anni a fare questo monumento funebre a Giulio II, e sono stati i 50 anni della massima espressione del Rinascimento, ovvero la prima metà del Cinquecento. Nel frattempo, perché dico la metafora? Perché mentre Michelangelo progettava e costruiva questo monumento funebre, che consta di 24, oltre 25 statue,
statue michelangiolesche, cioè monumentali, no? Mentre succedeva questo, Michelangelo però ha realizzato intanto la Cappella Sistina, ha realizzato le grandi opere celebrative per la famiglia Medici, ha realizzato la propria carriera. Nel frattempo ha sempre avuto come obiettivo, diciamo, di come commessa, come commessa, il cui committente era il Papa, la tomba del Papa. Alla fine è venuta fuori in questo modo, cioè come una sorta proprio di rappresentazione plastica della gloria e della potenza del vicario di Dio in terra, il quale si è sentito Dio in terra, sostanzialmente. Anzi, diciamo, compagno di destini, ecco, diciamo così. Ora, dopo cosa abbiamo? Questo, abbiamo il compimento di quello che abbiamo detto, e cioè il compimento della raffigurazione, della rappresentazione visuale di quanto Dio e l'uomo siano sodali nel 1535-36. No. È rotto la... Di quanto Dio e l'uomo siano sodali, cioè, o meglio, l'uomo, di quanto l'uomo artista veda se stesso, il proprio simile, come qualcuno di sostanzialmente compagnone in gloria, in excelsis, del creatore, del Padre Eterno. E questa è la fase in cui, se nella preistoria, diciamo nella classicità della preistoria, noi collocavamo l'uomo artista al di sotto di Dio, cioè in una posizione inferna, non infernale, ma inferna, dopo 25.000 anni l'uomo conquista, l'uomo artista, l'uomo poetico conquista per se stesso e per tutti i propri simili il rango di primus inter pares, cioè di pari, insomma, con il primus o primum. Quello che succede in quella che chiamiamo la terza fase di questa parabola, possiamo arrivare a quella immagine. Vado io? No, dopo. Ecco. Siamo all'adesso, siamo all'oggi. Questo è un artista contemporaneo, vivente, un mio amico, si chiama Giuseppe Veneziano, che va in questo momento molto per la maggiore, molto ben quotato, acquistato e voluto da molte gallerie in tutto il mondo. Ecco, lui, Veneziano, non è l'unico, Adesso ne vediamo anche degli altri. No, aspetta. Che cosa fa? Prende icone della simbologia, della iconologia cristiana più ricorrente, più note, e ironizza in maniera, lui neanche troppo iconoclastica, neanche troppo offensiva, anzi in maniera piuttosto leggera, anche divertente. Qui abbiamo un'ultima cena da McDonald's, in pratica, insomma. Quella dopo che ci ha fatto vedere, quella dopo che appunto abbiamo l'ho messa per fare capire che in realtà nemmeno nella fase che ha preceduto la fase della contemporaneità ci fosse comunque una tendenza all'ironia. Questa è lo stupore di San Matteo di fronte alle ferite del costato di Cristo, ed è Caravaggio. Questa è un'immagine certamente ironica della raffigurazione artistica rinascimentale, e ce ne sono anche delle altre. San Tommaso, non San Matteo.
Io mi rimetto all'autorità, ma vabbè, San Tommaso, sì, non so, io avevo idea proprio che fosse San Tommaso, San Matteo non mi risulta, no? Alla resurrezione, però. Lo stupore, beh, sì, vabbè, comunque, insomma, quello che ci interessa... Che c'è scritto lì? Lo stupore di San Matteo? Sì, mi risulta, però va bene, ma non è tanto importante. Può darsi, mica. Come? L'incredulità di San Tommaso, benissimo, sì, non è San Matteo, San Tommaso. Però quello che mi importa dire è, ribadisco, quanto la tendenza alla, diciamo, al sarcasmo, alla ironia ci fosse già anche nel Rinascimento. In qualche modo i grandi maestri del Rinascimento hanno anche anticipato quella che sarebbe stata l'avventura successiva della raffigurazione artistica, che è quella, andiamo pure avanti, sempre di Veneziano, che ci propone un Cristo LGBT, insomma. Allora, questa è la, indubbiamente, infatti LGBT c'è anche, appunto, è l'iscrizione che... questa è la situazione del contemporaneo. È una situazione in cui non siamo più all'uomo fuori dal Tempio, che contempla se stesso come in una dimensione orizzontale e stesa in maniera perfettamente prospiciente e simmetrica con il sacro. Non siamo più tantomeno alla situazione preistorica dell'uomo che invece sta sotto e prende cioè, che proietta tutta la sua, il suo misticismo attraverso l'arte di cui dispone, peraltro piuttosto raffinata, al di sopra. Non siamo più a quelle fasi, siamo alla fase in cui invece è la dissacrazione. Lo è in forme che possono essere più o meno dissacranti, ma è dissacrazione. È, in un certo senso, una comunicazione di se stesso come uomo artista al di sopra di Dio, o quantomeno al di sopra del sacro. Perché il dileggio, la dissacrazione, l'ironia, anche una certa ferocia spietatezza, nel senso proprio di, anche in questo caso etimologico, di mancanza di pietas, mancanza di pietà, è quello che sta succedendo, andiamo pure, ce ne sono degli altri. Questo è Kippenberger, esattamente di che anno? Martin Kippenberger, un olandese che nel 1990 piazzò da Sotheby's quest'opera, La rana crocefissa, per svariate milioni di dollari. Così come anche, e qui siamo al peggio, Andrés Serrano, opera del 1987, in cui immerge un crocefisso nell'urina. Signori, mai chiesto di parlare di arte contemporanea, di sacra, ma anche di arte, e questo è. No, andiamo pure avanti, tanto l'abbiamo capito. Questo la conoscete, questo è Cattelan, che nel 2007, aspetta, vabbè, insomma, comunque sempre in età contemporanea, nel 99... Maurizio Cattelan, un italiano, diviene celebre nel 99 con quest'opera che si chiama La nona ora, vale a dire il riferimento è al calendario canonico o orario, al giornaliero canonico, in cui la nona ora è quella dopo il vespro ed è quella in cui, insomma, quello del sonno, della morte. Il Papa era ancora Karol Wojtyła e lui lo aveva raffigurato caduto, tramortito da un meteorite. Ora va detto anche, però,
che 886.000 dollari all'asta del 2001 quest'opera, che peraltro non ha fatto nemmeno lui, perché non è capace di scolpire né di disegnare, l'ha fatta fare. Infatti in queste ore ci sono in corso delle diatribe legali da parte di colui che realmente realizza le opere di Catalan, che rivendica il fatto di essere lui l'artista e non dice sì, ma c'è l'idea. E no, c'è l'idea, ma non, la mano dov'è? La mano è quella dell'artista e qui non c'è la mano. Però c'è l'idea, e l'idea è quella di un uomo poietico, artista, riconosciuto dal mercato dell'arte, dal pubblico dell'arte, che dispone delle risorse economiche per acquistare opere di grande valore economico, commerciale, non parlo del valore artistico, e che rappresenta se stesso, l'uomo poietico, artistico, come qualcosa di talmente al di sopra del sacro che lo può profanare, cioè non è più profanazione, la profanazione era quella di prima, era quella dello stare fuori, ma sullo stesso livello. Qui siamo a una consapevolezza di livello superiore, evidentemente. Allora, Claudio, tutto questo è accompagnato anche da una sovrapproduzione nel secolo, nel Novecento, di architettura religiosa. Il Novecento è stato in assoluto, negli ultimi 1000 anni, il secolo in cui si sono costruite più chiese. Però le chiese che abbiamo in dotazione dal Novecento sono obiettivamente brutte. Guarda. No, no, questo l'abbiamo visto. Qui ne abbiamo 5, qui ne abbiamo altre 5. Sono degli edifici di una bruttezza oscena. Qualcuna la riconoscerete, perché sono chiese che... Sì, però per esempio questa qui che tu dici che è tanto oscena, è della chiesa di San Paolo a Foligno. Sì. Io ho un giudizio diverso, per esempio. Sì, no, ognuno può avere il giudizio. No, ti spiego anche la mia motivazione. La chiesa di San Paolo a Foligno, che fu costruita, ricordo, da un architetto abbastanza famoso, no? Lo stesso di quello che ha fatto a Roma, adesso mi sfugge il nome. Ecco, bravo, di Fuchs, no? Esatto, allora c'è un problema, posso interloquire oppure volevi finire il tuo? No, abbiamo quasi finito, ma possiamo interloquire, sì. Ecco. La chiesa, dicevo, di San Paolo a Foligno si trova vicino all'ospedale. Dunque, intanto c'è un problema di fondo. Ne abbiamo discusso, mi pare, anche l'altro giorno a tavola, non mi ricordo con chi, forse proprio con te. E cioè che le chiese, diciamo, spesso fanno dei grandi progetti, si affidano a grandi architetti che magari non hanno proprio quel senso del sacro e nel raccogliere requirement magari ignorano anche qual è la sensibilità popolare, la sensibilità religiosa, eccetera, e esprimono il loro gusto artistico. Questo, per esempio, la chiesa di Padre Pio moderna che hanno fatto, mi pare, Renzo Piano, è un caso proprio classico. Ma la chiesa di San Paolo, non so come si usa qui come puntatore, che è quella che vedete lì sulla sinistra. Beh, sembra... Eccola qua. Sembra una Mecca. Sembra no, una... no, guarda, intanto un conto è la foto e un conto è andarla a visitare, che già ti fa un altro effetto. C'è una cosa che a me piace di questa chiesa, ti dico stranamente rispetto a quello che può essere il giudizio, a quello che evoca in ognuno di noi. È una chiesa a cubo. E allora, essendo una chiesa a cubo, io la difendo, perché il cubo è uno degli elementi dell'Apocalisse. Perché se uno legge bene l'Apocalisse, la Gerusalemme celeste ha la forma di un cubo. Questo caso, ecco, anche questo che hai detto tu, sì, lo dico perché... Credo proprio che non lo sa. Magari nella registrazione non si è sentito, non ha parlato col microfono. Ubaldo ha detto, dice, questo Fuchs non lo sa, è vero.
ma molto spesso le opere d'arte e anche le opere letterarie, parlo per esempio della Divina Commedia, per fare un esempio, e ti faccio un esempio, scusa, visto no, aspetta, aspetta, prego. No, 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 siccome tu apri il cassetto. Ok, allora finisci l'intervento. Facciamo così, io ho quasi finito, non so quanto tempo ci ho messo, ma comunque spero di essere in un tempo accettabile. Ma poi dopo lui apre tutti i cassetti e anch'io poi molto volentieri li apriamo e li chiudiamo. Però quello che voglio arrivare a dire è, ora uno può anche dire no, questa mi piace, no, questa è bella, però diciamo obiettivamente le chiese contemporanee danno un senso così generalmente di oppressiva angoscia. Ecco, sono obiettivamente brutte, così come è brutta tutta l'architettura, da dopo il razionalismo, da dopo i primi decenni del Novecento, insomma. Voglio essere onesto, non è che sono solo le chiese, ma infatti il problema della dissacrazione, della uccisione del sacro, non riguarda soltanto la religione, riguarda tutto il sacro che appartiene all'uomo, vale a dire tutta la propria fantasia estetica, tutta la propria immaginazione, capacità di rendere l'immaginazione concreta, cose concrete. Ecco, di solito non abbiamo una luminosa testimonianza di questa capacità negli ultimi decenni, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Va bene, quindi le chiese, vabbè, in una addirittura bisogna scriverlo che è una chiesa, se no non si capisce. Quindi guarda questa sembra un incidente stradale, insomma, non so, ecco. Allora, c'è anche da dire, come vediamo nella prossima, che anche il Papa Francesco ci ha messo qualcosa, perché sul presepe del 2020, proprio nell'anno più sfigato che abbiamo vissuto negli ultimi, anche lì, decenni, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, il presepe di Piazza San Pietro esibiva queste creature mostruose e che hanno allontanato tutti i bambini dal presepe di Piazza San Pietro. Quindi, diciamo, in questo eclettismo, in questa volontà ecumenica, diciamo così, e inclusiva, e relativista spinta fino ai limiti del relativismo, quella di voler includere ogni sapienza, ogni tradizione, ogni ispirazione del sacro e del religioso, si finisce a fare un presepe, magari in buona coscienza, ma comunque a fare un presepe che del presepe non ha più nulla. Però questo era un inciso che volevo. Allora, la dissacrazione contemporanea arriva, metto quest'ultima, diciamo, icona dell'arte contemporanea, perché è un altro pezzo celebre battuto dal mercato dell'arte negli ultimi 20 anni, questo è Ofili, è del 96, Chris Ofili, un artista di colore, cresciuto però in ambiente occidentale, urbanizzato, insomma a Londra credo, che con la sua Holy Virgin Mary nel 96 ha voluto provocare e scioccare tutti gli astanti del pubblico dell'arte componendo gli abiti della Madonna con sterco di elefante. Ora, prima che Claudio Pace mi spenga, io dico, la parabola finisce così. Torniamo da Ofili all'artista neolitico, più o meno siamo lì. Cioè, è un po' un calco. La differenza dove sta? La differenza sta nella merda, direbbe Sgarbi. Cioè, quello, Ofili, è destinato a decomporsi, naturalmente.
La pietra della Vergine neolitica è ancora lì dopo 50.000 anni. Questo è quello che salverei, non Ofili. Allora, rimanere un secondo lì, c'è il microfono vicino, oppure prendi l'altro se preferisci muoverti. No, allora, ci sono alcune osservazioni che devo fare, perché sicuramente hai toccato un tema, a parte che umanamente a me quando vedo il Cristo nell'orina, per quanto riesca a essere asettico, diciamo... Scusami Claudio, devo aggiungere soltanto una cosa di dettaglio, perché è importante. Tutti questi artisti contemporanei che apertamente dileggiano, dissacrano e ottengono grandi quotazioni, hanno la curiosa caratteristica comune, così come nel Paleolitico le vergini erano comuni dall'incisore siberiano a quello asturiano, hanno la comune caratteristica di dissimulare, non soltanto di dissacrare, ma anche di dissimulare, cioè di dire, noi abbiamo rappresentato, io dico noi perché, però ognuno di loro dice questo praticamente, cioè io rappresento la condizione attuale di Cristo, della Madonna, dei Santi, così come sono vissuti dalla contemporaneità, cioè maltrattati, bistrattati, ma in realtà non è così, cioè sono loro che per poter fare provocazione, diciamo così, inventano una specie di scusa collettiva che non esiste, perché basta sentire Claudio Pace e lui sicuramente il Peace Christ non lo metterebbe come fotografia sopra il suo letto. Su questo siamo d'accordo, no? Però quello che ti volevo dire, proprio facendo un'osservazione intanto che no, è la generalizzazione su cui non concordo, perché se tu ti fermi adesso qualche giorno, non so se hai visitato mai la chiesa di Colle Valenza, che è una chiesa moderna, no? Oppure Torre Ciudad a Barbastro, sono chiese moderne, fatte bene, dove si prega, perché il requirement principale, secondo me, di una chiesa è che deve essere un luogo accogliente per la preghiera. Se la chiesa è un teatro, no? Questo è un teatro, cioè per quanto qui certe volte celebrano la messa, mettono un tavolo, eccetera, va bene uguale, la gente si concentra uguale, ma questo è effettivamente un teatro, no? Quindi il requirement principale è che la chiesa deve, il tempio, diciamo, deve aiutare il fedele a pregare. Questo, io ricordo per esempio a Teise, ci sono stato due volte da ragazzo, no? Erano due casermoni di cemento armato, hanno sapientemente messo un organo in un certo modo, le vetrate una più bella dell'altra, hanno creato un tappeto, hanno creato un'atmosfera e anche due muri buttati così sono diventati una chiesa. Perché chi fa le chiese sono le persone, cioè alla fine è la comunità che si appropria anche dei luoghi e la fa diventare chiesa. Però, quindi questo per dire che non sono d'accordo che tutte le chiese moderne sono tutte da buttare. Prego, vieni pure qua così ti vediamo, prendi pure il microfono. Ma poi volevo fare un'osservazione su proprio questa slide che hai fatto tu. Allora, tu hai affermato una cosa molto, molto importante, tu hai detto che diciamo, quella rimane perché è di pietra, mentre questa, diciamo, essendo fatta di un elemento molto, molto decomponibile, non è vero, perché tu già qua, tu già qua l'hai fatta sopravvivere. Cioè, è colpa mia. No, mi spiego, non dico che è colpa, no, non sto parlando di colpa, questa volta mi sto astraendo dal sentimento provato nel vedere il Cristo nell'urina, per esempio, no? Perché siamo umani, il sentimento lo proviamo, no? No, voglio dire che col digitale, con la dimensione digitale, ed è una riflessione nella tua riflessione, cioè in sostanza tu per esempio hai proiettato tutta una serie di immagini a partire da quelle dei graffiti fino ad oggi, che non sono più le immagini che tu hai visto, che sono oggettivamente, ma sono la loro immagine catturata da un apparecchio digitale e portata nell'ambiente della rete dove tu le hai prelevate, le hai portate qui, adesso le abbiamo messe qui, sono state riprese,
Cioè c'è un giro dell'immagine. Ah sì, dico anche fra parentesi, trascurando completamente, io tralascio, non mi importa assolutamente niente di eventuali diritti, perché questa è una esposizione pubblica, le opere, chiamiamole così, anche se sono materiale pubblico, comunque non ci sono scopi di lucro. Questa è la cosa importante, io preferisco sempre evitare perché sono sempre noi e possono essere. Però quello che ti voglio dire è che un'immagine col mondo digitale, il mondo digitale è un mondo nato relativamente da poco, no? Le prospettive dell'immagine cambiano, perché quell'immagine che in una certa data X si sarà decomposta perché è stata fatta con materiale che si decompone, sopravvive nel digitale. Qualcuno magari la può stampare con vecchi sistemi e sta su un pezzo di carta, magari ignorando che il modo iniziale con cui era stato fatto in modo di dissimulazione. Ed è su questo punto che volevo soffermarmi nel mio ragionamento, cioè nel senso di dire che se ci riflettiamo un attimo, ma un attimo quasi in silenzio, il momento per noi cattolici più sacro, e la liturgia lo conferma, è il Venerdì Santo. Il Venerdì Santo, per esempio, io ho scoperto da Ubaldo, metti un po' più là se no ti copro di ombra, e ho scoperto che loro, per esempio, il Venerdì Santo non danno nemmeno la comunione nel rito ambrosiano. Non, no? C'è la, non c'è la messa, comunione. Non c'è la messa. E allora nel rito ambrosiano l'azione liturgica del Venerdì Santo, che nelle chiese cattoliche di rito romano prevede comunque la distribuzione dell'Eucaristia, come se il liturgista dicesse il Giovedì Santo la messa continua fino a Venerdì Santo, perché si conservano le particole e vengono distribuite il venerdì a cena. Quindi cosa diventa in quell'azione liturgica per il mondo di rito romano, ma anche per il mondo, soprattutto per il mondo di rito prosiano? Qual è il momento, lo chiedo a te che lo vivi, più importante, diciamo, dell'azione liturgica, no? È il momento in cui si legge il passio, no? Si legge il passio, e quando si arriva a dire Cristo è espirato, Cristo è morto, a secondo se è Giovanni, se quale Vangelo si sceglie, credo che il venerdì sia quello di Giovanni, e tutto il popolo si inginocchia alla lettura della morte del Cristo. Non so se mi spiego. Sì, nella messa ordinaria di tutti i giorni il momento più importante è la consacrazione. La consacrazione, che invece in quel momento, ma questo ragionamento perché? Perché chi ha ucciso il Cristo in quel momento ha fatto certamente il gesto più dissimulante, più blasfemo, perché poi ha voluto che morisse di croce, che come è noto la croce, anche dove abito io, in periferia, a Rocca San Zenone, che era sulla via Flaminia, era il posto dove crocifiggevano diciamo i ladri, eccetera, quindi anche i cristiani, ma la crocifissione era poi per gli ebrei anche un'ignominia maggiore, perché era la condanna dei romani, eccetera, quello che sappiamo. Apri ancora un paio di cassette. Ritorniamo a bomba. No, aspetta, voglio finire il concetto. Che quello che gli uomini fanno per offendere, in qualche modo può essere trasformato in qualche cosa che diventa esattamente l'opposto. Non so se mi spiego che cosa voglio dire. Quindi, per ritornare all'esempio, se no il ragionamento si fa troppo lungo. Questa immagine, che io non sapevo fosse fatta di merda, non lo sapevo. Sterco di elefante. A me piace questa immagine, tutto sommato mi piace. Magari col tempo si dimenticherà che è stata fatta di merda. Devo aggiungere un dettaglio. Abbiamo gusti non diversi, c'è soltanto, Claudio. Aspetta, scusami, non c'è soltanto sterco di elefante. Le particole, diciamo, decorative che stanno, aleggiano, svolazzano come leggiadre farfalline attorno alla figura, sono collage di strappi di riviste porno. Le due cosine che volevo dire sono molto semplici. La chiesa di Fuxas, io non l'ho vista né da fuori né da dentro. Mia moglie ha avuto l'occasione di vederla, è entrata anche dentro. Ha detto che dentro è molto bella. Però rimane il fatto che la costruzione esterna è proprio stata fatta apposta perché
il simbolo del cristianesimo deve sparire dalla esatto, vista. È proprio la dissacrazione. Esatto, è così. Deve sparire dalla vista. Tu vuoi entrare in quella chiesa, puoi entrare, ma sono fatti tuoi, nessuno lo deve sapere. Il mondo sta bene così, senza Cristo, senza Dio. Ma la dissacrazione è sempre, io amo tornare sull'etimologia, sempre sotto il profilo, diciamo, puramente etimologico, filologico. Dissacrazione, allontanamento dal sacro o addirittura sovrapposizione, certo, al sacro. L'uomo che si mette al di sopra. Sì, al di sopra. E l'altra cosa che volevo dire sulla chiesa San Giovanni Rotondo di Renzo Piano, non so se l'avete visitata, comunque innanzitutto non ci sono gli inginocchiatoi, no, spariti da, come anche in altre chiese importanti a Roma, vicino Roma, adesso mi viene il nome. Il tabernacolo è nascosto in un'altra area, non è presente nella chiesa. Quindi, poi l'altare è in basso. Le chiese fino almeno al Novecento, l'altare è sempre stato in alto, specialmente quando si diceva la messa col rito di San Pio V. Cioè il sacerdote rivolto verso, con le spalle al popolo, rivolto verso il sacro, verso il tabernacolo era al centro della chiesa, adesso è nascosto il tabernacolo, il sacerdote non è uno... superiore che è tra te e Dio, diciamo, è sì, mediatore. No, non è un mediatore, no, ma è inferiore. È inferiore. Esatto, esatto, proprio esatto, così. Questo sì, sì, volevo dire. Ok, io lascerei questo, questo nobile pulpito, però con un'ultima... Tu riesci ad andare avanti? Perché c'è ancora una... No, non va più. Ecco, dalla arte religiosa alla religione dell'arte, questo è anche, diciamo, l'altro termine di compimento della parabola. Davide Coltro, questo artista, che vedete in contemplazione di se stesso, no, in contemplazione della propria opera, ovvero di se stesso, quindi è emblematico, no? Di come non è più l'oggetto fisico e metafisico rappresentato, che è il crocifisso, a essere contemplato, ma è l'artista che contempla la propria opera, se stesso. Questo è un po' il futuro, secondo me, anche per il supporto artistico che usa Davide Coltro, un altro mio amico, ovvero il digitale. Ecco. Grazie. Io ringrazio te mentre chiamo la nostra... Ah, qui c'è una bibliografia, se mi interessa. Okay, mentre chiamo Assi a venire fuori. No, proprio volevo dire questo mentre... Volevo concludere il mio pensiero, no? Che era su quel discorso, dice, ma chi ha fatto il cubo di San Paolo non pensava, neanche sapeva la Gerusalemme Celeste. Proprio questo, col tempo si dimenticheranno tante cose. Ed è l'appropriazione che poi, diciamo, faranno le comunità dei simboli. Magari troveranno anche il modo di abbellirle, di renderle anche più vicine al loro senso. Cioè, non c'è una statica. Anche una cosa brutta, ripeto, l'esempio è quello della crocifissione, diventa una cosa, diciamo, stupenda. Cioè, c'è una dinamica nel mondo che va anche al di là del cattivo gusto, se non, come ha riferito Ubaldo, anche questo senso antisacro, cioè proprio voluto, come l'idea della religione deve morire, concetto
massonico, risorgimentale, eccetera, no? Quando facevano l'espropriazione dei beni, perché l'idea era che la Chiesa era oscurantista contro il progresso e contro l'uomo, eccetera, no? Però al di là di questo c'è la dinamica, e la dinamica trasforma anche ciò che diciamo può essere nato male. In fondo il cristianesimo è così, dal peccato originale, lo dice anche O Felix Culpa, no? Il famoso, diciamo, sì, felice colpa, cioè dal peccato originale che ci ha potuto portare a tanta gioia. Quindi c'è anche questo aspetto. Bene, adesso saltiamo completamente da un argomento umanista, di fede, di arte e quant'altro, all'arte della vita. Allora, con Assia, prego. Con Assia abbiamo partorito questa relazione che lei ci vuole mostrare. Lei ci ha fatto già altri interventi in passato, ti ricordo, mi pare che hai parlato una volta di proposte di vaccini vegetali, qualcosa di questo genere, che ha avuto anche una certa risonanza e un certo interesse da parte delle persone. Adesso non so se continui con questa linea, oggi proponi qualcosa di nuovo relativo ai tuoi studi, quindi ti passo la parola e vai pure avanti. Ok, allora buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai. Sono Assia Celani e sono una studentessa di biotecnologie, e in particolare ho conseguito la laurea triennale in biotecnologie presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel dicembre del 2020. Successivamente ho continuato con la laurea magistrale, infatti sono al secondo anno ora, e sempre alla Sapienza, ma in questo caso nelle biotecnologie genomiche, industriali ed ambientali. E attualmente sto facendo il tirocinio presso la mia università riguardo le biotecnologie vegetali. Questa è la mia seconda conferenza dal vivo, ne ho fatte una online, però c'è questa qua, è la seconda dal vivo, quindi sono un pochettino emozionata. Allora, innanzitutto io presenterò il mio lavoro e il lavoro della mia tutor, che è Maria Grazia Stranieri, ok, sotto la supervisione della nostra relatrice Giovanna Serino. E il mio intento è quello di darvi una visione globale, senza darvi troppe informazioni specifiche, quindi cercherò di utilizzare dei termini comprensibili anche a persone che non sono del campo, e senza utilizzare quindi molti termini tecnici, e lì dove dovrò utilizzare cercherò di spiegare quanto possibile. Allora, vorrei cominciare con una domanda. Innanzitutto, come sarebbe avere frutta e verdura che crescono più velocemente? Avete qualche idea su cosa, cioè quali vantaggi ci potrebbero essere? Che non avrebbero il sapore di quello che c'era, quelle che cresce con la crescita normale? Sì. Che non so se è un vantaggio o uno svantaggio. Cioè, non ho capito la risposta. La domanda è, crescendo più velocemente, avrebbero sempre lo stesso buon sapore o no? Per esempio, facciamo l'esempio della cucina. Quando tu cucini, che so, la carne a fuoco lento, il ragù, ha un sapore più buono che se non lo fai subito. Quindi non so se la velocità, se alle volte ci vuole proprio un tempo. Però è chiaro che se devi cucinare 200 persone una mensa, ti sbrighi e fai mangiare magari meno bene, però mangiano tutti. Certo. Ci sono pro e contro. Ok. Altre idee? Aspetta il microfono. Sicuramente una resa maggiore per superficie, perché puoi fare anche una produzione in 2, 3, anche 4 raccolti, insomma, no? Possiamo spingerci anche fuori dalla terra, insomma, no? Fare coltivazioni idroponiche e quant'altro, insomma, per gli astronauti, oppure su Marte e quant'altro, insomma. Sì, è possibile accelerare madre natura. Altro che, se è possibile. Ok. Prego. La mia risposta è molto simile a quella che lei ha dato. Infatti, le possibili conseguenze che ci potrebbero essere è quello di avere un minor uso di acqua per l'irrigazione,
e anche un minor uso di energia di conseguenza, ma anche un minor uso di nutrienti e quindi in generale un minor costo per la produzione di piante o di verdure o di frutta. E potrebbe essere, come lei diceva, anche una chiave per risolvere la fame nel mondo, che oggigiorno è uno dei tanti problemi che abbiamo. Allora, io nello specifico sto studiando e analizzando i meccanismi molecolari, quindi proprio la base della base, del funzionamento dei geni, per quindi capire come i geni vanno a regolare la crescita delle piante. E quindi questo potrebbe essere in futuro una delle chiavi per velocizzare appunto la crescita. Allora, innanzitutto introduco il concetto di organismo modello. L'organismo modello è una specie, sono delle specie, sia di batteri, funghi, piante, ma anche di animali, che vengono utilizzate in primis per la ricerca base. Ad esempio, qui nelle piante vengono utilizzate le Arabidopsis italiane, che sarebbero delle piante ubiquitarie, si trovano dappertutto sia in Europa che in Asia e sono viste come delle erbacce, cioè si trovano molto spesso nei campi, anche qui fuori tranquillamente. Oppure nel caso dei batteri, ad esempio, abbiamo Escherichia coli, oppure nei funghi il lievito, Saccharomyces cerevisiae. Oppure nel caso degli animali, vabbè, vengono utilizzati sia pulcini che topi, che poi maiali, infine ovviamente si farà l'applicazione sull'uomo. Quindi una volta che si fanno delle ricerche con questi organismi modello, che quindi sono c'è la base per qualsiasi tipo di ricerca, dopodiché si vanno ad applicare le stesse tecniche su altri tipi di specie, sia piante che animali. Nel caso delle piante, ad esempio, vengono utilizzati i pomodori, i cavolfiori e anche le patate, e così via dicendo. Ops. Ok, allora, io mi occupo dello studio con l'utilizzo di Arabidopsis thaliana, quindi c'è questa qui, che vi dicevo che si trova anche nei campi, e viene vista come erbaccia. E appartiene alla famiglia delle brassicacee, quindi sono già la stessa dei broccoli, ma anche del cavolo. Viene utilizzata questa tipologia di pianta in quanto ha un ciclo vitale che è molto breve, inoltre permette di avere i fiori in pochissimo tempo rispetto ad altri, quindi è molto adatto alla ricerca. Inoltre la sua crescita non è stagionale, quindi non va a periodi solo alcuni mesi dell'anno, bensì tutto l'anno. Quindi questo permette di avere una continuazione degli esperimenti che vengono effettuati. E si possono avere tantissime generazioni nell'anno in quanto produce tantissimi semi. E quindi questo permette appunto un'analisi, uno studio con un costo davvero molto basso. Ah, poi, infine, come di fondamentale importanza, anche il fatto che si riproduce per autoimpollinazione. Ok, allora, lo scopo della mia ricerca è quindi di capire come e quali sono i meccanismi molecolari che vanno a influenzare le dimensioni finali degli organi delle piante e anche il numero di cellule che lo compongono. E tali meccanismi sono dovuti principalmente da due processi, che sono la espansione cellulare e la divisione cellulare. Allora, un po' di definizioni. Per divisione cellulare sarebbe questa qui e sta a indicare l'aumento del numero di cellule. Quindi da una cellula singola se ne formano 4, 8, 16 e così via dicendo, in modo esponenziale. Invece, per quanto riguarda la espansione cellulare, si intende l'aumento delle dimensioni delle cellule. Quindi abbiamo una cellula molto piccolina che nel tempo cresce e aumenta nelle dimensioni, quindi diventa sempre più grande. Queste due forze, quindi sia della espansione cellulare che della divisione cellulare, molto spesso sono simultanee nelle piante, cioè questa qua è una sterilizzazione di una pianta di Arabidopsis, possiamo vedere di come molto spesso avvengono in modo contemporaneo. E in generale in molte piante questo avviene, cioè che abbiamo appunto entrambe le forze che avvengono in modo simultaneo.
E questo ci rende l'analisi molto difficile. Tuttavia, nel caso dell'ipocotile di Rhabdopsis, che sarebbe il fusto dell'embrione, quindi questa parte qua, questi due meccanismi avvengono in modo alternato, cioè prima l'uno e poi l'altro. Di conseguenza è molto semplice capire quali forze interagiscono prima e quali dopo. E quindi questo permetterebbe l'analisi in modo specifico di ogni forza, di ognuna delle due forze. E in particolare io mi occupo dell'espansione cellulare, cioè appunto che le cellule a mano aumentano nelle dimensioni. E tale meccanismo dipende da una serie di altri meccanismi sinergici che possono essere ad esempio il fatto della regolazione del ciclo cellulare, ma anche l'attività mitotica, oppure il cambiamento del metabolismo delle cellule nel corso della loro crescita, oppure anche il controllo delle componenti della parete cellulare, cioè in quanto a mano che crescono anche la parete cellulare delle foglie deve cambiare nel tempo, e anche della pressione di turgore. Allora, uno dei fattori più importanti esterni che vanno a regolare la velocità della crescita degli ipocotili di Rhabdopsis è la luce. Infatti la luce è percepita sia dai fitocromi che dai criptocromi. E in presenza di luce avvengono una serie di meccanismi molto complessi che fanno sì che avviene questo, cioè che in presenza della luce abbiamo Rhabdopsis che ha l'ipocotile, quindi questa regione qua, che è poco sviluppata, mentre le foglioline, che vengono chiamate cotiledoni, già crescono. Invece avviene il meccanismo contrario al buio. Infatti avremo i cotiledoni molto lunghi, mentre gli ipocotili molto lunghi, come possiamo vedere, mentre i cotiledoni che sono già quasi assenti. Questo meccanismo è proprio di tutte le piante, la maggior parte delle piante, e viene chiamato fotomorfogenesi e scotomorfogenesi. Allora, io in particolare mi occupo di CFK1 e CFK2, che è proprio il tema della mia tesi, che sono due proteine F-box di Rhabdopsis che a quanto pare vanno a regolare la lunghezza dell'ipocotile. Queste due proteine sono simili al 98%, quindi ciò che cambia è solo una piccola percentuale. Inoltre si trovano nello stesso braccio del cromosoma 5, ma sono orientati in direzione opposta, quindi CFK1 verso destra, CFK2 verso sinistra. Hanno un dominio F-box alla loro estremità, N-terminale, e poi hanno delle ripetizioni Kelch, che è proprio la loro caratteristica specifica. Allora, abbiamo effettuato una serie di esperimenti in laboratorio e abbiamo visto di come, nel caso delle, abbiamo creato delle piantine in cui è overespresso CFK1, in quanto abbiamo capito che questo gene va a regolare la lunghezza degli ipocotili. Quindi abbiamo fatto sì che ci fossero due tipi di piantine, una selvatica e un'altra invece modificata, in cui abbiamo fatto sì che l'espressione di CFK1, il gene, fosse molto grande, infatti cioè si dice overespresso. E si è visto di come vi è stato un aumento della lunghezza degli ipocotili in centimetri sotto la luce rossa di circa il 30%, a differenza del controllo chiamato col zero, quindi che era appunto la piantina selvatica. E invece abbiamo, per quanto riguarda le piantine in cui è stato deleto il gene CFK1, abbiamo visto, come ci aspettavamo, che si aveva una riduzione della crescita degli ipocotili. Infatti già vediamo qui che rispetto al controllo col zero, sia CFK1 che CFK1.2 sono più basse. Ed era quello che noi ci aspettavamo effettivamente, perché manca il gene della crescita, di conseguenza è normale che siano più corte rispetto al previsto. E quindi si è pensato che questi due geni siano effettivamente dei regolatori positivi dell'allungamento dell'ipocotile.
Di nuovo, qui ho una tabella in cui abbiamo analizzato con diverse luci, abbiamo ad esempio quella luce bianca, poi abbiamo la luce rossa, quella luce rossa nel lontano, la luce blu e infine al buio, e possiamo già vedere di come la piantina con un CFK1 molto espresso è più lungo rispetto al normale, mentre nel caso di quello mutato è più basso. Si è pensato che questo fosse dovuto dalla espansione cellulare e non dalla divisione cellulare. Abbiamo poi creato una piantina in cui fosse deleto sia il gene CFK1 che CFK2. Questo in teoria doveva far sì che le piantine rispetto alla pianta selvatica dovessero essere molto molto corte, ma come possiamo vedere in questo grafico è successo il contrario, cioè che rispetto al controllo wild type sono molto più lunghe. E questo apparentemente è strano, è una cosa che non ci aspettavamo. E quindi abbiamo effettuato una serie di esperimenti per capire la problematica. Abbiamo utilizzato diverse linee, come qua ho riportato, e abbiamo fatto degli esperimenti utilizzando anche un programma chiamato ANOVA, ok? In cui allora abbiamo fatto crescere per 6 giorni le piantine. Ogni punto che vediamo qui sono 40 piantine, quindi potete immaginare la enormità di piante che abbiamo utilizzato. E abbiamo visto che però c'erano due tipologie di piante, alcune che crescevano in altezza e altre invece che erano, diciamo, in questo modo, che erano adagiate sulla piastra di Petri. Quindi per sicurezza abbiamo diviso questi due gruppi e quindi abbiamo creato due tabelle. E si è visto di come, innanzitutto, vediamo che le piante overespresse, questo qua in blu, sono più alte rispetto al selvatico, come noi ci aspettavamo. Poi per quanto riguarda i geni mutati, vediamo che effettivamente sono più bassi. Si vede specialmente in questo caso in cui rispetto al wild type sono molto molto più bassi. E si conferma anche il fatto che quelli doppio mutati, che quindi non hanno né il gene CFK1 che 2, sono alti quanto quelli overespressi. Quindi una anomalia. Abbiamo cercato di capire se la causa fosse dovuta dalla divisione cellulare o dall'espansione cellulare. Qui vediamo di come cambia la crescita, la lunghezza degli ipocotili in centimetri nel tempo. Qui abbiamo confermato che la crescita non è dovuta dalla divisione cellulare, in quanto se fosse stata la divisione cellulare avremmo avuto una crescita esponenziale, 2 alla n, ciò che invece qua non si vede, non si registra, sia per le piantine cresciute in altezza che quelle distese. Quindi abbiamo pensato che effettivamente sia dovuta dall'espansione cellulare. Vediamo di come le piantine che sono entrambe mutate per CFK1 e CFK2, quindi quelle rosa e quelle verde chiaro, che sono queste qua, sono molto simili a quelle overespresse, quindi quelle in rosso, in entrambi i casi. Abbiamo poi effettuato una serie di analisi, tra cui anche la PCR, abbiamo utilizzato generazioni e generazioni di piantine per capire la problematica. Ancora purtroppo non si capisce se sia dovuto da un difetto fenotipico oppure se è un problema delle tecniche che abbiamo utilizzato, quindi se ci sono dei problemi nelle strumentazioni che abbiamo utilizzato nel corso dell'analisi. Nel frattempo siamo andati avanti. Abbiamo in questo caso analizzato le foglioline, cioè i cotiledoni. E quindi abbiamo effettuato una comparazione delle aree fogliari tra le piantine sovraesperimenti e le sottoesperimenti per vedere se ci fossero delle differenze anche nelle aree delle foglie, perché abbiamo capito che questi due geni vanno ad aumentare la lunghezza, l'altezza delle piantine, ma volevamo capire anche il numero di foglie, anche la loro larghezza, grandezza.
Qui ho riportato le tabelle con Excel, dopo aver fatto le analisi con ImageJ, che è un software che permette di calcolare in modo automatico le piantine. Questa qua è una pianta, una piastra di Petri in cui abbiamo tantissime piantine, che sono circa di un centimetro di area, un centimetro quadro. Le va a conteggiare e dopodiché va a calcolare tutte le aree. E vediamo di come non ci sono fondamentali differenze. Infatti sono circa sempre di 1,3-1,5 centimetri quadrati in entrambi i casi. Abbiamo infine analizzato anche le differenze tra l'espansione cellulare. Abbiamo cercato di capire se questi due geni, che sono simili al 98%, avessero delle piccole differenze nella espansione. Abbiamo cercato di capire quindi se ci fosse una maggiore espansione in una piantina o nell'altra. Ho utilizzato un particolare metodo analitico chiamato saggio gas. Qua non ho capito per cosa sia successo, ma c'era una foto che il computer non legge, peccato. E come possiamo vedere, queste qua sono le foglioline delle piante che abbiamo analizzato tra CFK1 e CFK2, e vediamo di come nel caso del CFK1 è molto più espresso rispetto al CFK2. Infatti abbiamo una colorazione molto più intensa rispetto all'altra parte, rispetto alle CFK2. Possiamo vedere anche che i tricomi, che sono queste piccole, diciamo, peli che ci sono sulle foglie, sono molto più intense di colorazione rispetto alle seconde. E quindi si pensa che comunque abbiano effettivamente una ridondanza funzionale, in quanto sono molto simili, però si pensa che probabilmente le prime abbiano una espressione maggiore nelle piante rispetto che alle seconde. Quindi, attraverso tutti questi esperimenti che abbiamo fatto in laboratorio, io e la mia tutor stranieri abbiamo cercato di capire le funzioni molecolari di questi due geni che contribuiscono all'allungamento degli ipocotili in Arabidopsis thaliana, quindi la pianta modello, e abbiamo confermato che effettivamente questo allungamento è dovuto dalla espansione cellulare e non dalla divisione cellulare, e che se si vanno a crescere le piantine sotto luce rossa, si ha un aumento del 30% rispetto alla norma, quindi si ha una notevole velocizzazione. Poi si è effettivamente confermato che sono due geni molto simili, che quindi hanno una ridondanza funzionale, e che probabilmente CFK1 ha una maggiore attività rispetto al secondo. Con questo tipo di analisi cerchiamo e vorremmo che in futuro capiremo quindi il meccanismo che provoca la crescita delle piante, sia in lunghezza che proprio nel numero delle foglie e nella grandezza di esse, per far sì che questo poi, una volta che verrà applicato in altre piante, come ad esempio, come dicevo, i cavolfiori o patate, pomodori e così via dicendo, possa contribuire nella riduzione dei costi in generale, quindi sia per l'acqua, sia per l'energia, ma anche per il nutrimento, in modo che quindi sia una possibile chiave per aumentare il numero di produzione di frutta e di verdura. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Domande? Per mia curiosità, perché sono sempre curioso purtroppo, tu hai detto che cambiando in pratica la lunghezza d'onda, mm-hmm. quindi se uno utilizza un filtro solare passivo, sì. riesce a ottenere questo risultato. Sì, perché... Perché il filtro, se è passivo, non consuma energia, mm-hmm. quindi c'è un vantaggio globale. Mm. Ok, va bene. Sì, perché effettivamente noi abbiamo analizzato
sotto diverse luci, ma visto che vi sono delle differenze, quindi ci potrebbe essere un ulteriore modo per diminuire i costi. Quindi. Okay. No, la domanda è puramente dal punto di vista energetico, perché se devi mettere una certa lunghezza d'onda speciale artificiale, devi consumare energia per. Sì, sì, sì. Quindi il gioco non va a la cantina. Questo basta un filtro passivo e quindi ha senso. Promossa, grazie. No, la domanda che verrebbe da porsi è questa, cioè tu praticamente lavorando su, diciamo, ottenendo questo aumento di produttività, sfrutti di più cosa sostanzialmente? Cioè il gene, il non saprei come esprimere quello che ti voglio dire, cioè, come un po' nella fisica c'è l'equilibrio, no? Cioè, se hai preso qualcosa da qualche cos'altro hai dovuto lasciare, no? Allora, innanzitutto ciò che si utilizza sono dei geni che sono già all'interno della pianta, quindi non è qualcosa che si introduce in modo artificiale, nulla. Semplicemente ciò che si è fatto è quello di aumentare l'espressione del gene. Quindi se ad esempio, questo è solo un esempio, se questo gene in una pianta selvatica espresso, quindi è un'attività solo del 70%, si cerca di portarla al 90%, 100%, in modo che quindi abbiamo un maggiore effetto, no? È un assecondamento del gene, non una modifica del gene. No, è solo far sì attraverso vari meccanismi molecolari, dove sono, come questi, che in questo caso sono indotti dalla luce rossa, facciamo attivare una serie di cascate di trasduzione del segnale, vengono chiamate, quindi una serie di meccanismi molecolari che sono già intrinsechi nella pianta per far sì che quindi si abbia una maggiore espressione, quindi non si va a modificare nulla. Per esempio, nel caso di coltivazione, diciamo, di serra, no? Cioè, tu potresti ottenere nell'elemento che crea la serra quel colore diverso per poter migliorare, diciamo, la produzione. Questa sì, infatti ne avremo delle selve fare. Colorate. Dal punto di vista puramente energetico, il rosso ha più bassa energia, quindi parti dalla luce blu del sole e con filtri opportuni abbassi la lunghezza d'onda. Si chiama wavelength shifter, sono oggetti commerciali da tantissimi anni, quindi non hai consumo energetico. Questo era il senso della domanda prima, ma evidentemente la luce blu ha circa 4 electron volts, la luce rossa ne ha 2, quindi tu puoi abbassare l'energia ma non alzare, quindi non consumi. Questa è una cosa nuova o già adattano queste tecniche per fare la produzione di cibo, insomma? Allora, nello specifico per questo gene è una cosa nuova, infatti noi stiamo utilizzando ancora appunto Arabidopsis, che è una pianta modello, perché non si sono effettuate delle applicazioni su altre piante, cioè questa qui è proprio la ricerca base, se poi vediamo che effettivamente funziona, poi la applicheremo su altre specie e quindi vedremo se effettivamente anche in altre specie si ha questo quanto voluto, quindi un aumento, una velocità della crescita. Quindi per ora la mia domanda è se ci sono altri nel campo che, non per questo ma per altri esempi, utilizzano già diversi colori di luci, allora, per cercare di ottimizzare la produzione di qualcosa. Sì, penso di sì, vengono utilizzate, non la luce rossa, magari altre colorazioni, però altre lunghezze d'onda, però sì, vengono utilizzate. In realtà utilizzare la luce, le diverse onde, lunghezze delle luci è una cosa non nuova, vecchia, però il mio lavoro comunque è una cosa innovativa per quanto riguarda questo gene, ovviamente verranno utilizzate le luci per altri scopi. Ad esempio all'Enea venivano utilizzati per la produzione di pomodorini, avevo visto, che sarebbero dovute essere utilizzate per la produzione di cosmetici, ad esempio. Oppure, ad esempio, le sottoponevano a una certa lunghezza d'onda, ora sinceramente non mi ricordo, per simulare, a quanto pare,
lo spazio, l'ambiente dello spazio, per far sì che poi le potessero mandare, e ci facevano degli esperimenti sempre con i pomodorini all'Enea, per far sì che prima venivano le eventuali modifiche che ci sarebbero state, per poi, dopodiché, fare altre analisi con altre lunghezze, raggi. Non so perché mi hai dato un'immagine piuttosto comica di questi di questi ricercatori dell'Enea che fanno gli esperimenti con pomodori e poi quando è ora di pranzo se fanno due spaghetti. Non c'entra niente, no. Una cosa dissacrante come la relazione poco fa del nostro amico Paolo Sciortino. Vuoi aggiungere qualcosa? E allora anche a te tocca la domanda topica. Che cosa salviamo? Cos'è per te salvare il salvabile? Tu cosa salveresti? Se succede una catastrofe, tutto l'Occidente crolla, il gas, tutti morti di freddo, una guerra, cosa salveresti tu? Io salverei la curiosità verso la conoscenza. Io pensavo che salverei mio papà, salverei la mamma, i fratelli. No, la curiosità. Sì, la curiosità verso la conoscenza. Sai come si dice da noi? Primo, come non lo so dire in latino, prima vivere e poi filosofare, no? Mm-hmm. In effetti, di fronte al problema di sopravvivere, sì, tu comunque metti, diciamo, io che ti ho fatto uno scenario da guerra, da catastrofico, e tu mi hai risposto, salveresti la curiosità della conoscenza. Sì, perché sarebbe anche un modo per sopravvivere. Magari non hai nulla, però attraverso la curiosità cerchi di indagare, di capire come poter fare per sopravvivere, come nei film di fantascienza, quando ci sta una catastrofe nucleare, ci sono quei poveracci che si sono chiusi nei bunker e poi finiscono le scorte e devono inventarsi qualcosa per sopravvivere. Quindi se non hanno in quel tempo che gli rimane da vivere, dice come facciamo qua, e magari riescono a trovare quello che noi stiamo cercando, no? Trasmutare la materia per rendere il radioattivo, diciamo, non radioattivo, no? E visto la necessità ci dobbiamo arrivare, no? Più o meno mi è piaciuta la risposta. Allora, noi oggi abbiamo anticipato il pomeriggio, quindi non so se vogliamo andare avanti con altre relazioni, se siamo abbastanza stanchi tra mattina e pomeriggio e proseguiamo domani mattina. Voi cosa dite? Che pensate? No, non dipende da me, io posso dare la parola a te oppure a Pietro, non è un problema, ma il problema è che c'è una certa... Insieme. No, c'è un problema anche di stanchezza, per cui alle 5:30 a chiusura giornata, diciamo, avendo anticipato, riprendere un bel argomento di quelli tosti, io credo che umanamente, diciamo, forse chi ne usufruirà su internet, magari per lui non sarà un problema. Forse per noi, per cui domando. Non so se vogliamo invece, Alessandro, ma se io ti piglio a caldo e ci dici due parole, no, non siamo pronti, neanche Alessandro è pronto. E allora l'unica cosa che mi viene in mente di fare, diciamo, prima di congedarvi tra appuntamento domani mattina alle 9, è di invitare di nuovo Mario. Ti senti di venire un secondo qui? Che stamattina hai fatto un discorso e poi ti abbiamo un po' interrotto. Vieni Mario, vieni. Allora Mario, intanto io ti volevo chiedere, però ti do un microfono. Ecco. Ti volevo chiedere un commento di quello che hai visto oggi, così sentiamo anche come... che reazione può aver avuto, diciamo, le varie conferenze di questo pomeriggio, per esempio. Che impressione ne hai avuto? La conferenza di oggi? Di oggi, quella che hai sentito di mattina. Sì, è stata molto interessante, fa riflettere, fa avere nuovi orizzonti, nuovi obiettivi per l'utilità di tutti. E sono contento che si facciano queste ricerche per ottenere dei risultati che aiutino ad andare avanti meglio.
Tu per esempio hai attraversato anche deserti, no? Hai attraversato anche deserti, no? A piedi. Sì, è stato dei... Hai attraversato anche deserti. Sì, anche i deserti, ecco, sì. Lì come sopravvivevi queste, questi trucchi della, delle piante? Hai anche imparato a conoscerle? No, le piante nel deserto non ci sono. Appunto. Semmai ci possono essere animali che turbavano quelle poche ore di sonno che avevamo, perché c'era il rischio di essere visitati da un serpente o da qualche insetto cattivo, però poi la stanchezza era tale per cui si finiva a dormire, magari accompagnati anche da una nanna dei tamburi che proveniva da lontano, chissà dove, portata dal vento, che nel deserto c'è spesso il vento. E questo era. Poi la notte... correvo inseguendo una stellina mezza, un po' sbiadita, ma per mantenere una rotta e non andare fuori pista e cercare appunto di svolgere il mio compito di correre nel migliore dei modi. Questo è. Questo quanti anni fa è successo più o meno? Com'è? Quanti anni fa è successo questa corsa nel deserto? Avevo 51 anni, quindi 34 anni fa. E cosa ti spingeva a fare questa corsa? Misurarti perché con te stesso? Avevo cominciato a fare allenamento fisico, siccome ero debole fisicamente, allora mi ero dedicato agli allenamenti razionali, metodici, ripetuti nel tempo, per cui avevo acquistato una forma fisica che capivo che mi permetteva di fare qualcosa di più di altri, della media, delle persone. Avevo 42 battite al cuore e ho detto, ma fare delle esperienze di maratone nel deserto sarebbe molto interessante, potrebbe essere molto interessante. Così ho trovato degli amici che conoscevano dei francesi che organizzavano queste maratone podistiche da Parigi a Dakar per un totale di 8.000 chilometri, dove io ne ho corsi soltanto 800 perché correvamo a staffetta. Io correvo 20 chilometri ogni 18 ore, continuamente giorno e notte si correva. Testimone correva la staffetta e il testimone correva costantemente giorno e notte. E io correvo queste 20 chilometri ogni 18 ore e in quelle 18 ore dovevo faticare forse più che la corsa, perché dovevo, col fuoristrada di cui eravamo dotati, dovevo fare 240 chilometri che faceva il testimone. Dovevo procurarmi da mangiare, dovevo preparare la tavola con nutrimento sufficiente per poter sopportare gli sforzi che stavo facendo. Ogni fuoristrada aveva tre persone, una doveva essere un autista che non era in grado di farlo, per cui non guidava mai, era la moglie del mio compagno potista, che lui si correva e io correvo e guidavo, perché ero il più abile a guidare nelle piste, nelle foreste, piste molto dissestate, quindi la macchina era buonissima, era una macchina di 4.500 di cilindrata, un fuoristrada spettacoloso. La bravura me l'ha consentito la macchina di farlo, non tanto la mia mano. E così, insomma, siamo arrivati in buone condizioni a Dakar. Dimmi. Io ti volevo fare una domanda, no? Sì. Tu hai vissuto nel deserto. Com'è? Hai vissuto nel deserto. Sì. Noi qui, per esempio, qui vicino abbiamo i padri di Sassovivo. Abbiamo? I padri di Sassovivo. Si ricorda un certo Carlo Carretto, che ha scritto dei libri sul deserto. Sì. Ma tu nel deserto eri sempre stanco perché correvi, perché avevi da fare, ti addormentavi? O hai avuto anche dei momenti in cui potevi avere un senso di contemplazione, di preghiera? Ah, sì, certo, era bellissimo il deserto. C'erano delle sfumature di colore meravigliose.
Era anche correre dentro se stessi nel deserto, perché questo appunto deserto dove non c'è niente, ci sentiamo più padroni di noi stessi e riflettiamo di più. Almeno a me è successo così. Sì, eravamo un gruppo di 140 persone, numeroso, ci assistevamo l'un con l'altro nel rifornirci di acqua o di qualunque cosa di cui avessimo bisogno. Io avevo delle mascherine protettive per la respirazione, che ce ne avevo tante, per cui l'ho distribuita anche parecchie ad altri compagni di corsa. Poi, come? Parigi-Dakar. Parigi-Dakar podistica. Io, scusa, Mario, mi dispiace, avrei voluto reintrodurlo come ho fatto stamattina in maniera sospensiva, rimandando poi al pomeriggio l'identificazione dell'uomo, ma l'hai detto chi sei stato, con chi hai avuto a che fare? No, non tanto, no, non ho detto questo. Lui è stato il compagno di viaggi di Ambrogio Fogar. Non è stato detto? Sì, no. È stato il compagno, per chi se lo ricorda, credo proprio di sì, a parte lei, probabilmente, che non era ancora nata nemmeno quando lui era già morto da 20 anni, ma gli altri lo conoscete, sapete benissimo. Ambrogio Fogar è stato l'esploratore italiano che ha sfidato gli elementi e la solitudine, eccetera, eccetera, ma non lo ha fatto da solo, lo ha fatto insieme a lui, solo che lui non ha mai manifestato questa sua celebrità anonima. Ecco, invece adesso lo sta facendo, naturalmente davanti a un pubblico sparuto ma inclito. Sì, infatti. Sì, ho conosciuto... Uscirà un libro suo, di cui io curo la pubblicazione, a coronamento di questa avventura di vita, che è una somma di avventure. E che è anche un'avventura dello spirito, questo era quello che... Sì, molto, molto più che quella del fisico, ovviamente, perché ero tutt'altra persona prima di cominciare a fare questo sport estremo. Ho fatto i 5 capitoli della grande natura, il deserto, l'oceano, le foreste, i ghiacci e le montagne. Sì, mi sono esibito, ho toccato dei paesaggi inaspettati che quando mi sono trovato lì di fronte non me li sarei mai immaginati così. Animali come l'orso bianco, con cui abbiamo dovuto uccidere perché lasciarlo in vita è pericoloso, perché ti può seguire per giorni e giorni e poi una notte ti bussa la tenda e te sei finito. Così come le altre esperienze sulle montagne, sempre con Ambrogio. Aspetta, no, siccome io sono ormai il biografo ufficiale di Mario P, sì, altrimenti noto come anonimo maremmano, non di più, quando stamattina parlava del cavallo sul ciglio della cresta himalayana su cui è stato, perché lui stava facendo non una semplice gita a cavallo in montagna, intanto era a 3.000-4.000 metri, sì. sotto di lui il suo cavallo e sotto il suo cavallo il baratro, e stava facendo lo zio di Marco Polo, cioè impersonando la controfigura del film di Montaldo, il film su Marco Polo che è uscito nell'82, 81, 82, in cui né l'attore, il bell'attore che faceva la figura del protagonista Marco Polo, né lo zio
erano in grado, sarebbero mai stati in grado di fare quella scena, l'ha fatta lui. Per questo è stato in prossimità, è stato in vetta al paradiso, ma in prossimità delle profondità dell'inferno. Questo è lo spirito, insomma, sì. Dirlo, devo dirlo io. Sì, sì, sì. Posso confermare abbondantemente, sì, che poi questo cavallo si era imbizzarrito, si era impaurito, mi voleva scaricare. Io ho tenuto per il collo strettamente, ho cercato di calmarlo, di farlo sfogare, e così si è fermato finalmente, salvando la sua vita e la mia. Così, con l'applauso della troupe che mi stava guardando. Facciamo anche noi, eh? Facciamo anche noi questo applauso. Posso fare qualche domanda? Sì. Sì, sì. Allora, senti, intanto tua moglie come si chiama? Chi? Tua moglie come si chiama? Gabriella. La possiamo invitare, Gabriella, a venire? Sì. Dai, forse, vieni con noi. Vieni un attimo, su, una volta sola. Anche se no, sei timida, te la senti? Lei ha fatto la maestra, vieni ha parlato tanto con i bambini. Allora, perché la domanda riguarda Gabriella, eh? Sì. La domanda, ecco, vieni qua, facciamo un applauso anche a Gabriella, eh? Che diciamo, allora, io quello che ti volevo domandare, un saluto se vuoi. Grazie. Ecco. No, volevo domandare a te. Sì. A me. A te, intanto sì. State insieme, perché... Poi ci sono i dettagli, no? che non avete visto. Oggi ho raccontato che è la festa di San Michele, Gabriele e Raffaele, gli ho detto che è buon onomastico e che cosa ha fatto lui, no? Ti ha dato un bacio, che dà adesso avanti, un bacio alla moglie. Ah sì, sì, perché era San Gabriele oggi. Noi vogliamo un bis di questo bacio che gli hai dato poco fa. Sì, 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 come no? Non l'avevo capito. No, però per dire una cosa, perché andiamo alla domanda. Qual è stato il suo ruolo nella tua vita? Cioè, quando tu eri nel deserto. Il suo ruolo? Sì. Io aspettavo. Aspettavo la Penelope? La tela di Penelope. Ho fatto davvero un tappeto con la lana. Mi avevano fatto tutto il disegno. E io l'ho eseguito... Basta. Aspettando il mio ritorno. E sicuro io di ritrovarla come quando l'avevo lasciata. Forse meglio, più desiderato. Più desiderata era. Un solo microfono. E questo ti dava... Prego, vai pure, che ho capito che non stai a disagio nel parco. Questo ti dava, diciamo, speranza nei momenti più brutti della tua avventura? Certo, certo. Sapevo che avrei trovato. Sapevo che non sarei rimasto solo. Senti, ma... Lui poco fa ha fatto un esempio, ha detto che tu eri a 3.000 metri su uno strapiombo, no? Sì, sì. E ha parlato di realtà ipotoniche, di momenti brutti. Ma il momento più brutto che te se l'hai visto proprio brutto, dove ti sei sentito più di là che di qua, l'hai già raccontato o c'è stato qualche momento? Il momento più brutto è stato la passeggiata sull'Artide, 300 km a piedi, con 40 gradi sotto zero, con calma di vento, perché con il vento i 40 diventano 50, 60 e sono terribili. Eravamo vestiti da una compagnia che organizza le spedizioni polari, che risiedeva lì nel nord Canada, e però le tormente erano grandi. La notte si dormiva in un cappello di 9 kg di piuma, non so, un piumino del letto nostro pesa molto meno, insomma. E nonostante questo ci vestivamo di tutti quei vestiti che avevamo di notte, e poi nonostante questo c'erano dei risvegli frequenti per il freddo, per i dolori, per le torture. E poi la paura dell'orso bianco, che in qualunque momento sarebbe potuto venire a trovarci e distruggerci. E questi pericoli più grandi li ho passati qui. Dunque, con Ambrogio Fogar siete stati, questa avventura dell'attraversamento del ghiaccio l'hai fatto da solo, con chi l'hai fatto? No, io Ambrogio e un altro famoso alpinista, che eravamo in tre. E quanti giorni è durato? Un mese. Un mese.
E il motivo per cui fai questo? Il motivo è stato per Ambrogio, perché doveva fare l'anno dopo, lui aveva in programma di farlo da solo, in solitario, che lui era un esploratore solitario. E allora però per vedere l'ambiente, per studiare la situazione, ha voluto fare un viaggio l'anno prima insieme con due amici, compagni di viaggio, per vedere com'era la situazione. E poi l'anno dopo è partito, che purtroppo però non riuscì a raggiungere il Polo Nord come aveva previsto, perché il ghiaccio ogni tanto si rompe. C'è lo spessore di 4 metri di ghiaccio sul pack, e poi sotto c'è l'oceano, l'acqua. E questo ghiaccio però, con il cambiamento di temperatura, si rompe e fa dei canali pericolosissimi, e quindi non è potuto avanzare fino al polo, ma tornare indietro e farsi venire a prendere dall'aereo prepagato e ritornare alla base. Senti, tu quanti anni hai fatto questa, per quanti anni hai fatto questa vita? No, ho cominciato su 40 anni e poi ho finito verso 60, 20 anni. Sono 20 anni. E di tutte queste polemiche che ci sono oggi sui cambiamenti climatici, se la causa è l'uomo, se le cause sono naturali, qual è l'opinione che ti sei fatta tu, pur non essendo uno scienziato, però un uomo di esperienza, insomma? Sì, io ho fatto esperienze pratiche, che la situazione io per me è molto grave. Queste situazioni si leggono nei giornali, io le sento alla televisione, nei giornali, resoconti dei ghiacci che si squagliano, del mare che alza a livello, e poi le tempeste che abbiamo. È cambiata anche la forma di cambiamento del clima, perché ci sono momenti di grande siccità e improvvisamente momenti di grande alluvioni e piogge forti che creano gravi danni. Io sono preoccupato, perché il pianeta, c'è un allarme che circola, che è in condizioni precarie, e dobbiamo fare tutti qualcosa per salvarlo, per renderlo più un ospedale. A parte c'è anche l'avventura dello spazio, che va avanti anche quella. Forse vivremo in un altro pianeta, non lo so, si spedisce nello spazio di tutto. Gli esempi della nostra civiltà per incontrare degli extraterrestri, a cui molti credono che esistano, però non abbiamo avuto prove concrete. E poi anche di costruire delle basi in altri pianeti o nello spazio. Questo qui è il futuro, è così. Insomma, per ora prevediamo questo, ma bello come la Terra, noi non lo troveremo la vita più bella che qui. Sarebbe bene proteggere la nostra Terra, io sarei dell'idea di mantenere questi paesaggi e questo clima e questo ambiente in cui viviamo noi, e non trasformarlo con la tecnologia, vivendo con computer. Noi al Polo Nord avevamo una farina che ci aveva preparato la Enervit, sempre quella, colazione, pranzo e cena, sempre questa farina avevamo. Erano 6 calorie al giorno e avevamo solo questa farina. 6.000 calorie al giorno, perché 40 gradi sotto zero, in calma di vento, sono fortissimi. Una volta sentivamo uno strano beneficio, e ci siamo confidati, noi tre, eravamo tre, che tutte e tre avevamo questa sensazione, un piacere incredibile che veniva non si sa come mai, da dove, perché, e ci si domandava perché la situazione era cambiata, il nostro fisico, il nostro sistema nervoso. Allora a un certo punto abbiamo guardato il termometro, e invece di 40 quel giorno erano 28, e questi 12 gradi in meno abbiamo creato minore tensione dentro di noi, e quindi più sollievo, più conforto, perché per resistere a 40 gradi il fisico deve essere a posto, integrale, integro, e se no non si resiste, insomma, ecco. Se c'è qualche inconveniente lì, viene fuori moltiplicato. E questo è.
Senti, ti è capitato di aiutare Ambrogio Focar in qualche situazione particolarmente difficile? O è lui che ha aiutato te? Io l'ho aiutato con situazioni difficili, no, perché lui si documentava all'Università di Milano, agli istituti tecnici, con le situazioni che doveva affrontare, quindi era preparato, era tutto riverificato, tutto sì, per tempo. Una volta, devo dire, a mio vantaggio, devo dire che quando siamo andati anche in Alaska per fare le prove con la slitta, io e lui soli, perché lui non sapeva se sarebbe andato al polo con i cani, con le slitte o a piedi da solo, e poi invece è andato solo con un cane che si chiamava Armaduc, che qualcuno se lo ricorda. E allora eravamo in Alaska presso un allevamento di cani da slitta e con un unico proprietario, una unica persona era il proprietario, e la mattina accudivamo i cani, facevamo un po' di pulizia, eccetera. E il pomeriggio andavamo con le slitte, con le mute di slitte, dei cani, nei boschi, nei ghiacci, nei laghi ghiacciati, a fare esperienza di correre con questi cani da slitta, che una muta di cani va su 15 cani, una cosa media. E c'era da mettergli delle imbracature a questi cani. Io, come ho visto il cane, come ho visto l'imbracatura, il cane ha 4 gambe, un muso, una coda, e questa imbracatura va messa a puntino, se no non tira il cane. Allora io, come ho visto l'imbracatura, come ho visto il cane, ho capito subito come doveva essere montata. Ambrogio non ci era riuscito, ma ha chiesto a me, che tutti i giorni dovevo montare io l'imbracatura ai cani, perché lui non aveva imparato, dopo un mese che eravamo lì. Senza Mario Pino ci sarebbe stato una vita, sì, da mediano. Questo, no? Questo è il più grande aiuto che io ho potuto, io sono riuscito a dargli, a parte la compagnia, la vicinanza, perché lì sul PAC, al Polo, all'Oceano Artico, si pensava che in caso il vento ci avesse strappato la tenda o la tempesta fosse stata forte, irresistibile, un accorgimento anche per poter sopravvivere un po' di più, un po' meglio, era quello di accostarsi tutti e tre, fisicamente l'un con l'altro. Pur essendo tre uomini, insomma, ci dovevamo abbracciare in qualche modo. Per salvare la vita si fa anche quello. Perché funziona. Perché se di notte o l'orso o il vento ti strappa la tenda, che è una tendina leggerina, insomma, potevamo incontrare anche situazioni molto pericolose. E quindi una soluzione era quella di abbracciarci l'un con l'altro per mantenere un po' più caldo tutti e tre. Possiamo chiudere qui o qualcuno vuole fare una domanda? Ubaldo. Sì. A te. In ballo lui, ma devi rispondere tu, sui cambiamenti climatici. Ecco, e se il Padre Eterno avesse deciso che questa terra così com'era non ce la meritiamo? Sì, perché no. Sei più esperto di me in questa materia, l'esperienza ce l'ha più te di me, io sono un corridore, un atleta. Perché io e te siamo convinti che Dio abbia in mano la situazione, e quindi ho fatto la domanda a te perché la pensi come me, voglio sapere. Ripeti la domanda. La domanda è se Dio avesse deciso che il mondo così bello non ce lo meritiamo, quindi le catastrofi che succedono, i guai, le alluvioni, eccetera, eccetera. Allora, io, come ha notato Mario, è una certo. Persona... Prego. Io? Dicevo, come ha notato Mario, che è una persona molto furba, e la furbizia è una virtù, ho preso tempo per rispondere. Io ho fatto un... Esatto. Come facevo... Sì. Ma non solo quel professore, questa ve la devo raccontare. Che ore sono che ho perso il senso? Non so se Riccardo ci vuole cacciare via, comunque ve la devo raccontare perché è un'esperienza di lavoro. Poi vengo alla tua domanda.
esperienze di lavoro, ho fatto parte di un progetto, Sei Sigma, una cosa di questo tipo, no? E avevo il mio capo che doveva esaminare le slide che dovevo presentare all'amministratore delegato e poi me le doveva dare in modo che io le potevo studiare e presentarle all'assemblea, dove dentro l'assemblea c'era l'amministratore delegato. Che faceva il mio capo? Non so se lo faceva per fare un dispetto o se perché c'era da fare, non me le dava mai. Io le vedevo per la prima volta in inglese durante la riunione davanti al capo. Quindi bisogna usare un po' di furbizia. Prendevo quell'apparecchio lì, quello del laser, e leggevo lentamente in lingua inglese le slide, facendo capire che volevo spiegare alla gente, diciamo, che cosa, qual è il contenuto, perché non avevo mai visto cosa aveva. Perché quando si fanno certi progetti di ricerca, alcune cose si possono dire, altre cose non si possono dire, perché un certo responsabile non vuole magari che si sappiano determinate informazioni che non sono tanto positive, o vuole che se ne dicano altre più positive. Chiuso l'inciso, perché la furbizia lui lo dimostra. Senza la furbizia non sarebbe sopravvissuto, quindi la furbizia è una virtù, no? Io ti faccio un esempio biblico. Mi è venuto in mente, mentre facevo questa domanda, il libro della Genesi. Nel libro della Genesi, a un certo punto si dice, e siamo all'epoca di Noè, che Dio si pentì di aver fatto l'uomo. Dio si pentì di aver fatto l'uomo, che, ed è parola di Dio, insomma, non è una cosa da poco. Dio si pentì di aver fatto l'uomo. Cioè, un Dio che noi, alle volte abbiamo anche un'immagine sbagliata di Dio, perché, diciamo, Dio onnipotente, altissimo, però è anche un Dio persona, cioè che è capace di provare anche dei sentimenti. Dicono alcuni mistici che se voi non capite che Dio si commuove, non avete capito niente di Dio, no? Quindi è un Dio che ha un cuore, no? Anche su Osea dice: il mio cuore si strugge per me. Non è Gesù che parla, è proprio Dio Padre che dice che ha un cuore, no? Allora, se Dio si è pentito a suo tempo di aver fatto l'uomo, potrebbe, almeno potenzialmente, pentirsi anche adesso, con tutto il male che c'è nel mondo, con tutto l'odio che, e con tutto il modo con cui viene trattata la gente, i bambini, le guerre, no? Potrebbe sempre pentirsi di aver fatto. Quindi potenzialmente la risposta è positiva. Certo, potrebbe essere così. Però, diciamo, prima di dire che Dio è amore, Dio è misericordia. Quindi io sono convinto che in qualche maniera, pur permettendo che l'uomo si faccia male da solo, perché se qualcuno sgancia veramente qualche bomba atomica, e l'uomo, non, io non posso dire che è stato Dio che ha distrutto mezza umanità, è sempre l'uomo, e né si deve pensare che Dio è uno che sta lì a dire: beh, aspetta, metto un angelo a impedire che tu faccia del male. Può darti l'ispirazione, cioè non è l'uomo propone e Dio dispone, è diverso, è Dio che propone e l'uomo dispone. Non sono d'accordo. Va bene, adesso prendere la parola lo dirai. Cioè è Dio che propone la pace, è Dio che propone la misericordia, è Dio che propone che gli uomini rispettino il pianeta, ma ha lasciato questa grave responsabilità all'uomo. Questo per rispondere alla tua domanda. Potenzialmente potrebbe essere, ma il sentimento di Dio è sempre un sentimento di misericordia. Cioè Dio, diciamo, vuole comunque, perdona sempre comunque, fa quello che non sappiamo fare noi. Noi perdoniamo, sì, io perdono, però non ci parlo più con quella persona, non la voglio vedere. Invece Dio, quando perdona, il suo perdono è totale, senza se e senza ma. Detto questo discorso, però, credo che era importante il discorso sui cambiamenti climatici, perché lui ha risposto con molta... Se vuoi rispondere. Sì, sì, finisco e poi ti passo la parola. Deve finire, il discorso era sui cambiamenti climatici. Con molta umiltà Mario ha detto: io sono uno che la Terra l'ho vissuta, cioè ho ospitato me stesso, sono andato nelle parti che normalmente noi non andiamo. Chi di noi potrà andare mai un giorno al Polo Nord? Neanche se paghiamo un biglietto aereo riusciamo
a vivere quello che lui come Ambrogio Fogore e altri compagni ha vissuto. Potrebbe anche essere che noi, 64 anni io, adesso non mi ricordo quanti ne hai tu, 72, aderissimo a una marcia per l'Antartide o per l'Artide, non lo so, ma è molto improbabile. Lui l'ha fatto, ma la domanda gliel'ho fatta apposta a lui. Perché gli ho fatto la domanda apposta, pur sapendo che non è scienziato? Perché la conoscenza non è solo un problema di scienziati. Gli scienziati certamente hanno una conoscenza, fanno esperimenti, fanno tutto, ma c'è anche una conoscenza dello spirito, una sensazione, per cui la tua domanda è ben posta. La tua domanda è ben posta. Ecco perché secondo me anche lui dovrebbe provare a rispondere alla sua domanda. Capito? Adesso lasciami rispondere ancora a me. Allora, il diluvio l'ha mandato l'uomo o l'ha mandato Dio? Hai detto Dio è misericordia, ma è anche giustizia. Il castigo, quando Dio si è pentito di aver creato l'uomo, chi l'ha causato? È stata una catastrofe naturale dove Dio non c'entra, o Dio ha mandato il diluvio? Ai tempi di Mosè, le 10 piaghe d'Egitto le ha mandate Mosè o le ha mandate Dio? Mosè non sapeva nemmeno di che cosa si sarebbe trattato. Sodoma e Gomorra, chi ha fatto scendere il fuoco dal cielo? È sceso spontaneamente perché, non lo so. Queste sono le risposte. E Dio interviene. E interviene anche con mano, con braccio teso. Io sono d'accordo con lui, non saprei grazie la risposta. L'unico, io devo essere, non devo essere d'accordo, no, io voglio solo dire questo. A me, diciamo, siccome io conosco me stesso, ognuno di noi si conosce, no? Io al Dio dei castighi che c'è, il Dio giusto, eccetera, preferisco sempre il Dio della misericordia. Ma perché, no, non è solo questione di comodità, non è solo questione di comodità, è una questione di visione, una questione di visione delle cose. Sì, diciamo, c'è il Dio giusto, le piaghe d'Egitto, Mosè, il diluvio, quello che vuoi tu, però alla fine tutto questo che è successo è andata a finire che in un certo senso si è quasi autocastigato, si è preso su di sé tutti i peccati del mondo, ed è lui che ha subito talmente tanti castighi, questo povero uomo che è Gesù, da sentire anche l'abbandono di Dio. Quindi in questo senso, cioè, questa visione, diciamo, del Dio che castiga, eccetera, sì, ma non possiamo fermarci a quella visione, che è una visione giusta, non la metto in discussione. Io dico semplicemente che si è evoluta in un agnello di Dio che ha preso su di sé tutte le colpe del mondo, non solo quelle future, quelle presenti di quel momento, ma anche quelle passate e future. Per cui quello, secondo me, è l'ottica. Poi, quando succedono dei fatti, diciamo, qualsiasi, adesso ti faccio un esempio. Io ho invitato Vittorio Avveduto, adesso lui mi ha mandato un messaggio che non ho potuto leggere perché era un messaggio audio. Questo signore, che è un pastore protestante, quando c'è stato quel temporale nelle Marche, ha avuto un attimo di istinto di sopravvivenza, gli ha detto devi venire a raccontarci l'esperienza, e ha messo la macchina in un modo che il fiume non l'ha travolto. Il fiume era la strada, no? E quindi, diciamo, lui ti dirà, diciamo, per me è stato un miracolo di Dio, quell'altro ti dirà no, è stata solo una coincidenza, è stata, come diceva il primo, la botta di culo che diceva all'inizio. Sostanzialmente, se l'avesse preso quella, se non si fosse salvato, sarebbe stato castigato da Dio? Oppure semplicemente era la sua ora? Cioè, in effetti, la complessità per poter esaminare un fenomeno, sia di una singola persona, di un'intera società, è un discorso complesso. Ecco perché io dico, mi sta bene tutto, però nel guardare i singoli fenomeni, gli accadimenti, gli eventi,
non dobbiamo mai perdere di vista il punto principale della misericordia di Dio, che non esclude la giustizia, ma ci fa capire che questa misericordia, prima di tutto, è esercitata su di noi. I castighi, se Dio deve castigare qualcuno, deve castigare me prima di castigare gli altri. Cioè, questa deve essere la nostra umiltà. Capito che ti voglio dire? Non so se... Ma, sì, sì, perché se no si corre il rischio, non dico, per te, non dico per te, ma per tutti noi, di sentirci una spanna un po' superiore agli altri. Ecco, è successo questo perché Dio li ha castigati, no? Ma chi sei tu per giudicare i fatti, per sapere perché queste cose accadono in un modo o in un altro? Ascoltami. Ma il mio è solo un esporre un problema, non un voler giudicare atteggiamenti. Ascoltami. Dio perdona tutti i peccati perché con la sua morte in croce ha portato la redenzione e ha preso su di sé tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Lasciami finire. Per ottenere il perdono bisogna chiederlo, il perdono. Cioè il perdono non è gratis. Il perdono va chiesto. Se uno muore in peccato mortale, come ho letto stamattina sul Cantico dei Cantici di San Francesco, uno va all'inferno. Dio ti dà la possibilità di pentirti anche all'ultimo istante della tua vita, ma tu devi chiedere perdono, cioè devi riconoscere che Lui ti ha... Io non sto mettendo il piano su questa discussione. Sì, mi sembrava di sì, perché la misericordia di Dio sembra una cosa gratis, facciamo quello che vogliamo, perché tanto Dio è misericordioso. Io non ho mai detto questo. Io ho capito così. Forse mi sono espresso male. Io quello che voglio dire, che secondo me è importante, è che quando si trattano questi temi bisogna avere quell'umiltà che avevano i santi, che non pensavano ai castighi degli altri, ma ai castighi che meritavano per sé. Perché altrimenti c'è il rischio, ma è una tentazione secondo me, c'è quello di avere quella mentalità del famoso della parabola, no? Signore, io non sono come quello che non si confessa, che non va a messa, che non fa questo, che non fa quell'altro. Io mi confesso, io vado a messa. L'atteggiamento del fariseo. Ma quello è un problema, mica per Teobaldo, per me, per tutti, chiunque. E anche questa visione, ci sono delle persone, anche in rete, poi la rete è piena, messaggio della Madonna, e di qua, di là, io una volta ho letto il messaggio, senza voler essere come quelle icone che ci ha fatto vedere Paolo Sciortino, il sacratore, ha detto, ma bella a descriveva le nazioni dove ci saranno i terremoti, no? Ma quello lo posso fare anch'io. È chiaro che i terremoti saranno in Messico, in Perù, in Italia. Cioè, allora non credo, scusa il termine, che la Madonna è così deficiente da scrivere determinate cose, capito che te voglio dire? Perché? Perché purtroppo manca un vaglio anche di questi messaggi. Questo secondo me è un punto di vulnerabilità della Chiesa, sì, che certo, lascia, compresi i messaggi in Medjugorje, alla libertà dei singoli fedeli, però alla fine in questo mare magnum entrano fuori persone che secondo me forse hanno anche problemi di carattere psicologico e dicono la Madonna mi ha detto che ci sarà il terremoto, e grazie che ci sia il terremoto, fuori che non ci sia il terremoto in Perù o in Cile, ma c'è il dettaglio di tutte le nazioni ad alto rischio sismico. Insomma, io sorrido davanti a queste espressioni. Però dico, al di là di una risposta o di un'altra, il rischio di non sentirci migliore degli altri, di pensare che i primi a essere cascato, io penso che il primo a essere cascato dovrei essere io. Questo è il mio pensiero, questo mi è di aiuto, capito che ti voglio dire? Anche se magari mi confessano, se vado a messa o se frequento tutti i sacramenti. Questo è il mio pensiero. Sì, la chiudiamo qui perché vengo fuori. Benissimo. Altre domande. Molto, grazie a tutti, magari, buona serata. Ce le facciamo alla domani. Riccardo, pensi tu a spegnere tutto?
Okay.